Amici e amiche di Andrew Channel, benvenuti alla live del 3 agosto 2023. Non si tratta di una data qualunque, non si tratta di una data qualsiasi, non si tratta di una live qualsiasi, si tratta della prima live su Andrew Channel dedicata a Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3, per i più giovani, può significare poco. Per quelli un po' più stagionati può significare moltissimo, forse troppo addirittura. Per tutti coloro che sono curiosi semplicemente di vedere di che cosa si tratta, per tutti voi, qualsiasi sia la vostra appartenenza, questo è il video che fa per voi. Perché oggi iniziamo una partita insieme. Io la inizio, posso dirlo, da grande amante e conoscitore della serie di Baldur's Gate, da grande amante del Faerûn, della Costa della Spada, di Neverwinter Nights, Icewind Dale, di tutti i titoli che hanno approfondito la lore di questo videogioco. Quindi aspettatevi una certa conoscenza e una certa, come dire, vicinanza emotiva al gioco, ma lo giocheremo anche per la prima volta, perché dovete sapere una cosa, io questo titolo in Early Access dal 2020 e ci ho giocato soltanto 2 ore. Per vedere un po' com'era. E poi mi sono detto, io questo titolo lo devo giocare quando esce. Mi sono fatto questa promessa. E adesso la mantengo. Ciao Mattia. Ciao Imsha. Ciao Cast. Ciao Marco. Ciao Mirko Cupano. Ciao Marco Sartini. Ciao Cristian Ghea. Ciao Calypso. Edoardo. Andrea. Daniele Pizzolo. Rob. Mi sentite? Mi sentite e vedete il gioco? Mi date il primo feedback della serata? Ciao Kerinos. Ciao Dolovico, ciao Zeze, ha vinto l'assassino Zeze, o perlomeno quando ho guardato il poll c'era praticamente l'assassino che aveva un 1% in più rispetto al paladino che è arrivato secondo, e quindi stasera partiamo con un assassino. Allora, questa sera parliamo soltanto di Baldur's Gate 3. Non parliamo delle altre serie del canale, non parliamo del mio canale YouTube di Andrew Channel, parliamo soltanto di questo titolo e ce lo godiamo per bene. Intanto, sì Giuseppe, sono live, non si tratta di una premiere, puoi farmi tutte le domande che vuoi. Ovviamente nei limiti del possibile cercherò di rispondere a tutti quando siamo nelle fasi di chiacchiera, invece quando siamo nelle fasi di gioco ovviamente mi concentrerò e dedicherò questa live appunto a mostrare il titolo. Niente goblin palettiere, Mirko, mi hai fatto morire dal ridere. Allora, piccola anteprima per chi segue questa live, magari come video più avanti, oppure non conosce il canale. Io ho una sezione abbonati, chi volesse abbonarsi, tra parentesi, lo può fare molto volentieri, e a un costo molto basso, basta praticamente entrare nell'ordine della tartaruga con meno di 1 euro al mese, si può accedere a diverse votazioni. La votazione è stata la seguente: io ho chiesto ai miei abbonati proprio ieri che classe volete che giochi per la prima run, e ho messo a disposizione 4 classi che mi sembravano tutte interessanti. Il paladino, la prima, perché il paladino, cioè non puoi giocare a un titolo, a un GDR, e non puoi giocare a Dungeons and Dragons, e non puoi giocare a Baldur's Gate senza il paladino, che è l'emblema assoluto del bene. O del male, dipende poi se lo fai decadere, vediamo un po'. Poi ho messo il mago, poi ho messo il druido e poi ho messo l'assassino. Ha vinto l'assassino. Grazie mille, Sparo85, una pinta per Sarai, l'offro io. Guarda, senti le dita sul vetro, questo è mate. Questo è mate perché io questa sera ho bisogno di caffeina. Anche se la birra l'accetto molto volentieri e la berrò alla fine della live. Allora, se vediamo che c'è interesse, rispondo a Limbo, se vediamo che c'è interesse la serie continua in live, non credo assolutamente che la porterò come video, perché Larian ha detto, praticamente ha annunciato che questo video contiene centinaia di ore semplicemente di filmati, di interazioni, non potrei mai fare dei video di mezz'ora ciascuno sperando che si possa finire questa serie in tempi brevi. Se la giochiamo, la possiamo giocare in live insieme. Kier ciliegia. Ipa meglio. Io bevo sempre soltanto Helles. Ludwig dice che manca la cam. In realtà il protagonista questa sera è il videogioco, Ludo. Non sono io. Io sono una umile voce che vi accompagnerà in questo viaggio.
Ciao Marco Sartini, ciao Marcio, Steph. Allora, io ho dato appuntamento a tutti per le 20:30. Abbiamo ancora 6 minuti di tempo prima di iniziare a giocare. Domande? Sentite la musica di sottofondo? Per il discorso spoiler, Real Utopia, ti dico cioè, ti rispondo in modo molto onesto. Allora, se tu vuoi giocare questo titolo, avendo ad ogni singolo passaggio la sorpresa di capire che cosa succede, di vedere i filmati, i personaggi che si incontrano, i mostri che si combattono, allora può avere senso evitare di guardare gameplay. Lo dico contro il mio interesse. Però considera che questo videogioco ha una capacità di rigiocabilità, di personalizzazione senza pari. E intendo dire, le scelte che farò io in game non saranno mai le stesse di qualsiasi altro giocatore. Non saranno mai le tue. Quindi ogni partita sarà sempre diversa dall'altra. Per farti un esempio, io ho Baldur's Gate 2, che era molto diverso rispetto a questo, tecnicamente, da un punto di vista di comparto tecnico, molto, ma molto inferiore. L'avrò rigiocato decine di volte, perché comunque non c'è mai una partita uguale all'altra. Sì, la storia è la stessa. Sapevo dove trovare quella determinata arma magica e sapevo che alla fine di quel dungeon c'era un drago. Ma lo giocavo con una classe diversa, una razza diversa, facevo una romance diversa, capito? E quindi il gioco assumeva delle sfumature diverse. Anch'io cliccavo su Bo per far arrabbiare Minsk, assolutamente, Fabrizio. Quanto sei fomentato? Da 1 a 10 sono fomentato 99. 99. Il personaggio lo guardiamo insieme, ok? Lo facciamo insieme, adesso non vi spoilerò nulla. Perché ho un'idea ce l'ho. Loris vuole che andiamo a sedurre gli orsi. Si può fare, ho letto che si può fare, perché no? Perché non farmi bannare da YouTube facendo sesso con un orso in prima serata, con i bambini in live? Che guardano la live e poi dicono: mamma, ti prego, segnala Andrew Channel che sta facendo sesso con gli orsi. No, allora, il meme del sesso con gli orsi è che pare che ci sia una romance con un personaggio druido, se ho capito bene. Che si può trasformare. Vabbè, dai, ragazzi, sapete già dove va a finire sta roba. No, non faremo sesso con gli orsi. Non fa sarà un gameplay tradizionalista. Sono tanti finali diversi, credo di sì. Anzi, no, sicuramente sì. Se vale la pena prenderlo, te lo dico fra poco, non mi freghi, ma guarda, onestamente. Allora, io non parlo mai per hype e quindi non parlo adesso, però da quello che ho visto le premesse sono più che buone, più che eccellenti. Le premesse parlano di un titolo che ambisce molto in alto. La rana alla Family Day, Lembo, esatto, facciamo. Adesso ho un'idea, Lembo. Facciamo un chierico, un prete, dedicato al bene e alla luce, che si sposa con una sacerdotessa. Anzi, con una paladina, meglio ancora, di Helm, e fanno una famiglia di 14 bambini. Va bene come Family Day, come run. E tutti vanno a messa di domenica, a messa di Helm. Va bene, dai. La gatta non si può fare qua. No, sto scherzando, ragazzi. Ha vinto l'assassino e penso che farò un assassino e fra 2 minuti vi dico anche come. I personaggi si possono sposare, chiede Ludovico. Allora, non ne sono sicuro, sicuramente ci sono le romance. Una romance che cos'è? Una romance è una relazione speciale tra il protagonista e un NPC. Un NPC è un personaggio non giocabile, ok? Quindi vuol dire che se voi avete un personaggio e incontrate un'altra persona che vi piace, potete fare fichi fichi come su The Sims. E poi praticamente non è che cioè, non è che c'è soltanto il discorso estetico, no? Si vedono i personaggi che hanno la romance, ma c'è anche, penso, un discorso di unità del gruppo. Perché credo che fare determinate azioni con determinati membri del gruppo abbia un'influenza su tutti gli altri. Che era così anche su Baldur's Gate 2, perché io ricordo che se tu avevi nel gruppo un paladino, l'inquisitore, l'inquisitore c'era. Adesso non ricordo anche più il nome. E tu nel gruppo portavi il mago rosso di Tai. O quell'altro, il nano caotico malvagio. Krug qualcosa. Sì,
e Edwin il mago solitai. Questo a un certo punto si scazzavano tra di loro, uno usciva dal gruppo perché non puoi mettere malvagi e legali buoni insieme. Stesso discorso vale per le romance, vale per i gruppi, le relazioni, eccetera. Corgan il nano, grazie Mirko. Come si chiamava l'inquisitore che trovavi nei sotterranei dove c'era anche il Beholder? Porca miseria, ce l'ho sulla punta della lingua e non mi viene in mente. L'assassino deve essere Halfling o Gnomo. Sai che ci ho pensato ad Halfling? Allora, signore e signore, amiche e amici di Due Channel, sono le 20:30, inizia letteralmente adesso la live dedicata a Baldur's Gate 3. Questo titolo sviluppato da Larian, e Larian è un sinonimo di qualità, in collaborazione ovviamente con Wizards of the Coast, perché i diritti della Costa della Spada, del Faerun, di Baldur's Gate, Neverwinter Nights e compagnia cantando, sono tutti di Wizards of the Coast. E wow, nuova partita. Questo continuo è perché ho fatto praticamente una run di 3 secondi per vedere se l'inizio era uguale all'accesso anticipato. Sì, è uguale. Siete pronti? Andrea, sto tornando bambino anch'io. Ciao Danilo, ciao Andrea Tito. Posso ringraziare Andrea Tito insieme a tutti gli altri Exalter Monmeng ancora una volta per iniziare? Dai, lo facciamo. Dovete sapere che ci sono delle persone estremamente speciali e generose che supportano il mio lavoro e che hanno si sono abbonate al tier più alto dedicato al canale, che si chiama Exalter Among Men. Spero che vi faccia piacere, vi ho messo non soltanto il nome adesso ma anche il simbolino, perché fino a qualche live fa avevo messo soltanto i nomi. E quindi grazie mille ragazzi. Vedo che ho visto che Andrea era in la chat e quindi volevo salutarlo e ringraziarlo apposta. Se invece volete vedere l'archivio live, basta veramente meno di un caffè al mese. Date un'occhiata al programma abbonamenti perché potrebbe interessarvi. Bene. Piace così? Bene così. Siamo pronti ad iniziare? Abbiamo fatto il preambolo. Vi ho parlato della storia del gioco, ho ringraziato gli abbonati e adesso... Adesso che chiamo nuova partita. Allora, possiamo scegliere diverse difficoltà. L'esploratore è un'esperienza fondamentalmente narrativa. Si gioca il titolo come se si guardasse una serie TV quasi, cioè non c'è la sfida del combattimento. Stratega è una campagna che mette a dura prova il giocatore, quindi difficoltà molto aumentata nei combattimenti e nelle sfide. Bilanciata è semplicemente quella che prenderemo adesso, perché è un'avventura in cui c'è da combattere e c'è da stare attenti a quello che si fa, però non eccessivamente difficile. Partiamo adesso con... Intanto benvenuto anche a Stefano Cosma, che ho dimenticato di salutare, e anche a Loris. E adesso guardiamo il video iniziale. Silenzio assoluto perché questa parte è importantissima per la storia. Vediamo Mind Flyer, creatura malvagia specializzata nel controllo delle menti, che levita all'interno di un'astronave alcuni prigionieri. Questo siamo noi. Ha 4 dita. Ma questo lo vedete anche voi, quindi smetto di commentare. Agguanta una cosa a metà tra un girino e alien. Alziamo l'audio del gioco, va bene Rob. Lo facciamo subito appena finisce il video. Tanto è solo musica per adesso, quindi... Non c'è parlato. Chiudete gli occhi se siete suscettibili. Lei non ha potuto chiuderli. Allora, vediamo il Mind Flyer che introduce dei parassiti all'interno degli occhi dei prigionieri. Tra cui i nostri. Ah, che cazzo! Merda. Aiuto. Ah. Va bene. Ah. Oh.
Who are you? Come dice, come cantava la sigla di CSI. Allora, abbiamo diverse scelte. Questa è la schermata di creazione del personaggio. Ci sono alcune scelte tra cui selezionare personaggi, companion che troveremo in gioco. Ritengo questa cosa abbastanza spoiler, perché non capisco perché dovremmo selezionare degli NPC. Io preferisco di gran lunga creare il mio personaggio da solo. Allora, andiamo subito sulla classe del guerriero. Cioè, sulla classe del personaggio. Gli abbonati hanno scelto. Gli abbonati vogliono che io diventi un assassino. La domanda da 1 milione di dollari è: ma io come faccio a prendere la sottoclasse? Parto come ladro e poi divento assassino? Grazie mille a Jack che ha regalato un abbonamento e Professional Gamer è diventato abbonato. Allora, voglio vedere se trovo le sottoclassi in qualche modo e non ho idea di come si faccia. Credo che ci sia la possibilità di diventare assassino andando avanti. La prendi al terzo livello, grazie mille Fede. Grazie Fede Ghiselli. Allora, la razza. E partiamo subito qua con le cose divertenti. Allora, per fare un ladro servono due cose. Servono la destrezza e l'intelligenza. Allora, il Drow, che è l'elfo oscuro, ha dei tratti razziali che aumentano la destrezza, l'halfling pure. E quindi io farei l'assassino o halfling o Drow. Io sono tentato di fare un draw, ragazzi. Li trovo estremamente affascinanti. Gli elfi oscuri sono una classe malvagia, tecnicamente malvagia. Poi il gioco ci permette di fare quello che vogliamo. Potremmo fare anche un draw paladino legale buono, che sono cose un po' strane. Io sono un po' un purista. Gli halfling sono sicuramente più belli. Il mezzo draw non si può fare, si può fare il mezzelfo, che anche il mezzelfo ha la destrezza, ma un mezzelfo assassino non ce lo vedo molto. L'halfling per il meme sarebbe spettacolare, fare l'assassino halfling, però mi piace di più, ragazzi, avere qualcosa di, insomma, dai, dai, dai. I draw hanno un malus di opinione. E hanno la scurovisione. Hanno tolto le statistiche legate alla razza, l'hanno resa abbastanza vanilla, si può dire. Andiamo a vedere le sottorazze dei Drow. Possiamo fare un Drow di Lolth. Lolth è la signora dei ragni. Lolth è una divinità malvagia. Questi Drow, cresciuti dal culto di Lolth nella città di Menzo Berranzan, incarnano le virtù della loro dea corrotta e spietata. Lolth marchia i suoi seguaci con occhi rossi, affinché gli abitanti dell'Underdark imparino a temerli a vista. Ok. I Drow del Seldarin, invece, vanno spesso in cerca di alleati per tutto il Faerûn, che è il mondo. Il Faerûn è il mondo, ok? Nella speranza di porre fine al conflitto con l'Old, con ogni mezzo necessario. A me dispiace, ma i Drow di Seldarin, che sono quelli bravi, che vanno in giro e vogliono fare la pace, a me non piacciono. Io voglio un Drow di Lolth. Voglio un Drow bastardo, assassino. Forse non cattivo, ma particolare. Andiamo a vedere il background. Accolito. Hai passato la tua vita a servire in un tempio, imparando a celebrare i riti sacri e offrendo sacrifici al Dio, gli dei che veneri. Intuizione e religione. Allora, io questa partita la voglio giocare di ruolo, ve lo dico. Non voglio fare min-max, non voglio fare robe per cui io faccio l'assassino e allora prendo l'abilità che mi dà quel più uno. No. Io voglio una storia per il mio personaggio. A parte che adesso modifichiamo il suo aspetto. Perdonatemi, ma io prendo un maschio. Mi perdoneranno, gli amanti dei draw femmina, ma io voglio un maschio. Voce? A parte che maschio, cioè c'è ancora il corpo da donna, aspetta. Tipo di corpo. Ah, ecco. Vediamo se ci sono altri corpi. Abbiamo allora, aspettate, il corpo 1 è un corpo femminile aggraziato, il corpo 2 è un corpo maschile aggraziato, però anche abbastanza forte. Il corpo 3 lo trovo meno aggraziato, il corpo 4 è un gigante.
Corpo 4 è da barbaro bestiale. No, prendiamo il corpo più leggiadro. Perché se siamo un assassino non ha assolutamente senso che siamo un sollevatore di pesi, cosa dite? Poi, fate i bravi in chat. Fate i bravi. Andiamo a vedere i volti. Andiamo a vedere. Guardate il dettaglio, per la miseria. Voglio prendere un volto che sia caratteristico, un volto che non sia bello, ma che dia l'impressione che ci sia dell'esperienza, che ci sia del vissuto. Allora, come base, questo può andare bene. La carnagione, ecco, i drow ovviamente hanno una carnagione che va dal bianco ceruleo azzurrino, ma sono molto pochi. La normalità per i drow va da questo colore che è un mix tra la cenere e l'azzurro fino al blu scuro. Noi siamo assassini dell'ombra. Un po' di oscurità nel nostro volto ci sta. Confermiamo questa. Carnagione crepuscolo 8. Cicatrici. Allora, le cicatrici ci racconteranno che cosa è successo nel nostro passato. Quindi forse le possiamo aggiungere dopo aver scelto il nostro passato. Cosa dite? Perché dare adesso delle cicatrici. Anche se no, onestamente, ha assolutamente senso. Adesso abbiamo un taglio sull'occhio. Questo ci può stare assolutamente. Maturità. Semplicemente sono le rughe. Se ho capito bene. Sì. Questo sono io quando faccio le live fino a mezzanotte e poi mi sveglio alle 6 per andare a lavorare. Questi siete voi che invece non fate un cazzo perché domani vi svegliate alle 10 di mattina. Beati voi. Magari qualcuno di voi si sveglia alle 6 come me. Va bene, dai, battute a parte. Lentiggini, no, dai, che cazzo siamo? Mica siamo Pollyanna, mica siamo Heidi, ma dai. La vitiligine è una figata pazzesca. Il fatto che si possano dare, ragazzi, le macchie sulla pelle, però onestamente sul draw queste non si sono mai viste. Quindi applauso per l'inclusività, ma non ho assolutamente intenzione di aggiungerlo a questo personaggio di fantasy, perché essendo fantasy non deve per forza di cose ricalcare la realtà, no? Andiamo sulla body art. Allora, porca di quella. Qua io veramente impazzisco e piango. Che cazzo sono gli uccellini? Ma non sei mica un bardo. Ma non provarci nemmeno con gli uccellini. Codice a barre tipo Post Malone? No, se siamo un assassino o un ladro, potremmo avere un piccolo tatuaggio, ma qualcosa di impercettibile, tipo un segno di riconoscimento. Guardate che sono belli, eh. Sul collo, tipo Fedez? No, dai. No, dai, no, no. Fedez no. No. Questo è molto da mago. L'assassino col codice a barre ma dietro al collo? Gli metto il codice a barre sulla fronte, visto che non si può fare Hitman. Per adesso sapete che i tatuaggi non mi piacciono. Andiamo a vedere i piercing. Stella agganciante. Ah, possiamo mettere gli orecchini. Sì, gli orecchini, l'orecchino assolutamente. L'orecchino dell'assassino. Luna nera, bello. Pugnale dell'Elsa Scarlatta. Dai, come assassino col pugnale mi garba. Però allora a questo punto non gli do nessun. Anche questo mi piace. Ah no, il Septum no. Il Septum non no. Fosse un barbaro tank, sì. Semplice, leggero. Spirali del Signore Fatato. Questa roba da elfo mago, un pochino, come dire, alla moda. No, no, noi siamo delle brutte persone. Posso guardarli tutti? Allora, io direi che o pigliamo la mezzaluna, oppure prendiamo il pugno. Io direi di stare sul pugnale per adesso. Ok, andiamo sugli occhi. Gli occhi li faccio eterocromia, veramente. Posso farne uno rosso e uno bianco. No, vabbè. No, vabbè, ma dai. Questa è una figata, eh. Possiamo fare un'eterocromia, un occhio rosso e un occhio bianco. Anche perché ho un'idea. Io questo personaggio lo voglio fare caotico neutrale, che da un punto di vista del gioco di ruolo significa che è un personaggio individualista, assolutamente incomprensibile. Può fare scelte che sembrano caotiche, in realtà lui ha un piano personale. Il fatto che questo fisicamente venga rappresentato da un occhio
quasi elfico ed ha un occhio tipicamente di Lolth, che va a rappresentare il proprio squilibrio interiore, la propria battaglia interiore. La cosa mi piace moltissimo, eh. Mi piace moltissimo sta cosa. Trucco, i draw generalmente. Allora, adesso siamo su trucco 4. Se metto una roba del genere, no, non mi interessa, onestamente. Lo tolgo. Capelli, adesso vediamo. Il cappello bianco è assolutamente necessario per il draw. Potrebbe essere anche nero, corvino, blu, però, cioè, adesso con tutto rispetto, si fanno bianchi e basta. Ok, e vediamo un attimo adesso senza. Tra l'altro, adesso vedendolo così ha ancora più senso, perché pare che l'occhio che è diventato bianco sia diventato bianco in seguito a un colpo. Quindi ha molto più senso così la cosa, sì. Vediamo un attimo i capelli che possiamo assegnare. Cazzo, David Bowie negli anni Ottanta. Cos'è questa? La signorina Rottermeier? Ma no. Fanca bestia. Facciamo qualcosa che sia pratico, ma anche abbastanza, come dire, fantasy e classico. E anch'io farei una roba di questo tipo, eh. Il cappello lungo raccolto dietro. Il pennacchio di Luskan. Tutti i capelli sono a disposizione. Credo che abbiano fatto una cosa per cui non esistono capigliature maschili o femminili. Puoi prendere quel cacchio che ti pare. Una roba del genere. Grazie mille a Lorenzo Trampolini che si è abbonato all'ordine tartaruga. Io farei una cosa del genere, un po' alla Legolas come viene suggerito. Cosa ne dite? Biondo, grigio neutro. Dai. Barba e baffi assenti e credo che i drone non possono neanche averle. Il draw del ghetto. No, questo non, questo è un draw molto Legolas. Dai, avanti. Il nome del personaggio. Perché non posso assegnare le carte? Allora, posso fare dopo. Come lo chiamiamo il personaggio? Perché non ci ho ancora pensato? Aspettate. Io adesso faccio una cosa, un po' forse. Devo tornare indietro, ok. Diamo il personaggio prima però. Sapete cosa faccio? Prendo ChatGPT e gli chiedo. Aspettate, eh. Aspetta che prendo ChatGPT e gli chiedo di. Suggeriscimi 10 nomi di draw del Faerûn. Per un personaggio D&D di Baldur's Gate. Spero che capisca. Il primo personaggio che mi dà ChatGPT è Drizzt Do'Urden. Ma mi prendi per il culo? Ma sono tutti i personaggi che esistono questi. Inventane di nuovi e originali. Dai, cazzo, ChatGPT. Cioè, mi dice Drizzt. Andrew Lass. Mi piacerebbe averne uno con dentro un Andrew, no? Vi giuro che poi. Anzi, facciamo così. Andrew Lass. Andrew Orten. Ah, aspetta, questo mi piace. And come nome. E poi facciamo un. Dwarden. Poi lo chiameremo An. Trurden. Però chat non mi sta più rispondendo. Se ne sei incantato, va bene. Fammi pensare, serve un terzo nome. Anvedi.
Tangime Dario. Abbiamo Andrew Erden. Andrew Erden. Lo chiamiamo Andrew comunque alla fine, dai. Faccio indietro, perché comunque abbiamo il nome e tutto quanto, però non ho fatto la classe, non ho fatto la, il background. Allora. Il nostro draw è un accolito, un ciarlatano, sei abile nella manipolazione, un criminale, un intrattenitore, un eroe popolare, un artigiano della gilda, un nobile. Hai trascorso la tua infanzia in una famiglia dell'alta società, dando per scontati i suoi poteri e i suoi privilegi. Accumulare ricchezza e relazioni importanti è il modo migliore per innalzare il tuo prestigio. Sapete che, anche se non ha assolutamente senso da un punto di vista del min-max, dare a Dan il background del nobile decaduto, fuggito dalla famiglia perché non condivideva... come dire, la bassezza morale della famiglia per dedicarsi a una vita di ombra, crimine e ambizione personale, mi piace moltissimo. Forestiero, però abbiamo dei vantaggi su storia, che è intelligenza e persuasione, che è carisma. Forestiero, atletica sopravvivenza, sapienza, no, dai, il topo di biblioteca, no, il soldato nemmeno. Monello, scusa. Soldato, no. C'è Monello veramente. Dopo un'infanzia vissuta in strada, non so perché, ma mi vengono in mente gli scugnizzi, no? Che in strada vanno a derubare i poveri turisti. No, vabbè, no, siamo nobili. Anne è nato in una famiglia nobile, ma nonostante ciò ha abbandonato gli studi. Il padre e la madre volevano che diventasse un mago, o un chierico, il Holt. Lui ha abbandonato tutti ed è fuggito perché pensa che ci siano vie migliori. Classe ladro, caratteristiche adesso le diamo, giusto? Allora, io faccio sempre una cosa quando gioco questi titoli, sempre. Abbasso tutto al minimo e poi vediamo come gestire. Abbiamo 27 punti caratteristiche, ok? Siamo nobili, siamo draw. Non voglio fare cose che non siano di ruolo. Se siamo nobili e draw, un inizio, intelligenza, lo portiamo subito a 13 e non... Ah, posso assegnare... Allora, il bonus secondario sarà intelligenza e il bonus principale sarà destrezza. Su destrezza andrai immediatamente a un 16. Intelligenza 13. Carisma non mi fa schifo l'idea. Costituzione lo porterei a 12. E a questo punto la forza la possiamo portare a 12 e aumentiamo ancora l'intelligenza a 15. No, è troppo forse. E il carisma... intelligenza e carisma a 14? No, allora, con calma. Carisma 13, forza 13, costituzione 13. Perché metto i 13? Dovete sapere che i vantaggi in tiri salvezza, punti ferita, classe armatura, tiri per colpire, qualsiasi cosa, vengono sbloccati quando le caratteristiche sono pari. Avere un 13 in forza e avere un 12 è la stessa identica cosa. Però nel gioco ci sono molte magie e molti oggetti che danno più 1 alla forza, alla costituzione. Quindi avere già 3 caratteristiche pronte per il level up non è male. Oppure potrei fare una cosa diversa, potrei abbassare, che so, il carisma di 2 punti e aumentarne un altro la destrezza. Così abbiamo carisma 11, destrezza 17, e visto che noi baseremo molto sulla destrezza, perché useremo l'arco, useremo la spada corta magari con finezza... Dai, forza 13, destrezza 13, costituzione 13, intelligenza... È una roba un pochino... E se invece abbassassi costituzione a 12 e poi facessi un carisma 12, forse è meglio. Così tiriamo su... abbiamo di dispari soltanto forza e destrezza. Direi di tenere 17. Saggezza 10 è comoda per i tiri di salvezza e per percezione.
Questo saggezza 8 l'ho tenuto perché mi piacerebbe essere un ladro scavezzacollo. Però in effetti siamo un assassino. Non possiamo muoverci in modo da coglionazzo. Forse ha più senso come assassino abbassare il carisma e aumentare la saggezza 10. Dieci è il medio, 10 è lo standard. Allora, forza 13 lo voglio tenere perché non voglio un personaggio debole. Anche se siamo un ladro, non possiamo essere scarsi. Destrezza 17 non lo voglio assolutamente questionare. È la nostra skill. Costituzione 12 è il minimo sindacale. Perché anche se non siamo un tank, dobbiamo combattere. Intelligenza 14 lo voglio usare di ruolo. Perché io vorrei avere il ladro che pianifica, il ladro che studia, il ladro che è pronto a colpire quando è il momento giusto. E saggezza 10 perché non è un coglione. Cioè, nel senso, è il minimo. 10 vuol dire che sei nella media, che non sei uno sciocco, però non sei neanche un santo. Carisma lo teniamo a 10, dai. Io direi di stare qua. Competenza, acrobazia per 2, rapidità di mano per 2, storia, percezione, inganno, intrattenere, persuasione. Andiamo a vedere. Li posso assegnare io questi. Abbiamo detto che è un nobile. Abbiamo detto che è un nobile ribelle. È un nobile che ha vissuto in una famiglia che lo voleva instradare alla religione. Abbiamo quindi un focus sulla storia. E glielo do per un discorso di ruolo. Percezione, assolutamente, perché siamo cresciuti guardandoci molto alle spalle, cercando di coltivare nell'ombra le nostre abilità. Siamo acrobatici. Grazie appunto al nostro studio. Siamo furtivi. La percezione l'abbiamo già messa. Percezione intrattenere, intimidire, ingannare, intuire. Ne abbiamo ancora due, tre. Allora, intimidire lo voglio prendere. Perché? Perché appunto il nostro background ci fa pensare che noi possiamo minacciare le altre persone per piegare al nostro volere. Ingannare pure. Menti, inganna, manipola la verità. Però preferisco intimidire. Non so se te. Devo scegliere uno di due, inganno o intimidire? Intimidire è più una guardia che dice: se non fai quello che ti dico, ti spezzo le ginocchia, no? Ingannare, dai. Va bene. E intuizione decifra persone e situazioni, svela le menzogne. Praticamente è il counter dell'inganno. Quindi abbiamo acrobazia, furtività, intuizione e inganno. Dai. Dai, ci sta. Come faccio adesso a prendere la. Come faccio a prendere l'allineamento? Non c'è l'allineamento? Pare di no. Wow. Non c'è, ok. Peccato. Il nome non mi convince ancora. Con questo Ardenna alla fine non ha assolutamente senso, non vuol dire niente. Andrew Channel, però Channel è tagliato perché i draw mettono queste cose ovunque. Come you need a guardian? You need a guardian. Abbiamo bisogno di un guardiano. Hai bisogno di un custode, scegliene uno. Non ho assolutamente idea di questa cosa. Ma tipo un nano come guardiano? E il fatto che un drow non può avere nessuno che sia un guardiano se non un altro drow. Lo gnomo guardiano? Volete lo gnomo? Senso che abbiamo come guardiano un tiefling? Asmodeus! Mefistofele?
Sariel. Ciao Gellos. Io credo che l'unico guardiano di un drow possa essere un altro drow. Davvero. Non credo che un drow si abbasserebbe ad accettare un'altra razza. E un maschio drow non accetta nessun altro, cioè accetta soltanto un altro maschio drow. A cui vorrei dare magari un corpo da maschio, visto che ci siamo. Oppure no, oppure posso scegliere solo l'identità, ma non il corpo. Mamma mia. Cioè, non trovo. Non c'è più la cosa tipo corpo. Ma qua. Visto che è un guardiano, facciamo un drow bello cazzuto, dai. Il Chad dei drow. Dai, facciamo il Chaddone. Un po' più anziano, visto che è il nostro capo. Sì. Non ho idea se lo giocheremo oppure no, però adesso, già che ci siamo, facciamo il chaddone, Drow. Gli occhi rossi, chiaramente, il trucco, no? I capelli. Allora, i capelli magari li facciamo un po' più. No, non così, Dio. Una roba un po' più. Potrebbero essere un po' più scuri, eh. Questo potrebbe avere senso. Questo potrebbe avere senso, dai, un capello più scuro. Deve essere una bestia questo personaggio, tipo così. Questi mi piacciono tantissimo. Le treccine rasta fatte apposta per non andare a dare fastidio durante la battaglia. Mi piacciono a bomba. Barbe e baffi ovviamente no. E. Ah, non posso dargli la. Non posso dargli la. C'è il guardiano, ma non ha una classe, giusto? Guarda come gira. Cazzo. Andiamo all'avventura, dai. Andiamo all'avventura con il custode del ghetto. Vediamo un po' cosa succede qui dal Manflyer. È vero, i drow sono una società matriarcale, questo me l'ero dimenticato. Però è il nostro protettore, cioè non è la regina. Aia. No, il guardiano l'avevo visto anche prima quando avevo fatto un non nobile, Gellos. Quindi non so perché serve il guardiano. Probabilmente è un personaggio secondario che appare. Oh, occhio qui. Er campanaro che va. Mamma mia. Tanto benvenuti a tutti e a tutte quelli che stanno seguendo. Già che ci siete, intanto che guardate la cinematografica, la Cinematics, potete cliccare su iscriviti, così potete seguire questo bel canale che porta tanti videogiochi. Anche giochi di ruolo, ma non solo, anche tanta strategia. L'audio lo alziamo presto, prometto. Appena siamo in gioco, alzo l'audio. Sì, è un GDR occidentale. A turni. Grazie, olio di palma. Ahia, che male. Ah no, pensavo che si stampasse. E la razza che associerei a un Warlock non lo so, non me freghi, devi controllare un po' come lo vuoi tirare su. Cioè l'umano ti direi, ecco, per essere banalissimo, però dipende da come lo vuoi giocare. Boing. No, all'Early Access l'ho giocato 2 ore soltanto di Solve.
perché mi sono promesso che avrei iniziato a giocarlo e avrei finito questo titolo una volta che fosse stato rilasciato in via definitiva, e oggi mantengo la promessa al giovane me. E non sto nella pelle, davvero, davvero. Tra l'altro ci abbiamo messo soltanto mezz'ora a creare il personaggio principale. Cioè, ci avrei messo almeno un'ora, se no. No, va bene, ci sta. Dracarys. Allora, praticamente cosa succede? Questa nave Mindflyer è passata sopra una città per catturare dei prigionieri. La città ha rilasciato dei draghi per difendersi. Adesso questi hanno fatto un salto dimensionale, ma i draghi li hanno seguiti. E cucù, gli hanno bruciato un po' il culo. Adesso la nave si andrà a schiantare, ma non si capisce bene dove. A D&D. Andrew D&D. Lo vorrei portare in live se il gioco funziona. Vediamo poi se viene seguito, se c'è interesse, ma sicuramente. Siamo pronti, eh. Oh, ragazzi, la signora si è dimenticata un pezzo di pantaloni, perché le natiche sono lì al vento, e poi prende freddo. Cazzo. Siamo finiti in un piano dimensionale abbastanza, come dire, monello. Questi sono imp. Creaturine mefistofeliche di merda che, debolissime, mi danno un gran fastidio. Eccoci qua. Allora, finita la cinematografica... Come si chiamano questi video? Le cinematics, come si dice in italiano? Finite le cinematiche, adesso alziamo l'audio. Scusate, ma non ho avuto modo e non volevo chiudere il video. Allora, adesso facciamo opzioni, audio. Mettiamo il volume principale, facciamo 80. Musica portiamo 80, 90, anzi facciamo anche 90, adesso alziamo un po' di più. Eccoci qua. E questo siamo noi. Ho fatto un personaggio draw, ladro. Il nostro Han. Oh my head. Capsula di Mindflyer. Potrei ancora essere qui dentro se la nave non fosse stata fatta. Cosa? Trovo un modo per scendere dal nautiloide. Siamo stati rapiti dai Mindflyer, infettati con qualche tipo di parassita. Dobbiamo trovare un modo per andarcene da questa nave, ok? Muoviti per iniziare la tua avventura. Ho attivato il tutorial, spero che non vi dia fastidio, almeno all'inizio. Posso usarla? No? Ok ragazzi, adesso ho dedicato molto tempo alla risposta delle domande, ma adesso, come potete immaginare, mi concentro più sul gioco. Questa è la posta da cui è uscita quella cosa, il parassita che ora si contorce dietro il tuo occhio. Indaghiamo. Allora, prova di caratteristica. Ok. Ah, dobbiamo passare un dado alla 10. Lancio il dado. Devo cliccare sul dado, sperate che esca un 10. Esce un 10, che culo! E abbiamo un bonus intelligenza più 2, quindi passiamo al livello di difficoltà. Vediamo un po' cosa dice. Ah, devo cliccare continua, scusate. Il rivestimento è fragile, il minimo tocco potrebbe farlo sgretolare. Ah, serviva l'intelligenza per capirlo. Facciamolo sgretolare allora. Come faccio ad evidenziare gli oggetti? Col tab? Shift? Control? No, control è d'attacco, alt... È con alt. Con alt posso identificare. Qua c'è un Mindflyer morto. Addosso un topazzo. Un topazio, volevo dire. Molto bene. Certo, molto bene. Alt, ragazzi, non tab. Ok. Sfintere. Apriamo lo sfintere dell'astronave. Del nautiloide, come si chiama, ok. Ui, fa vedere cosa c'è qua. Che schifo, un goblin. C'è il goblin panettiere. Una visione si fa strada nella tua mente. Immagini di goblin, delle loro tradizioni, dei loro costumi. Alt F4, dicono. Proviamo subito. No, ma che figata. Posso esaminare il goblin. Mi dice che è morto. Mi dice la classe armatura. Attacco. Carine ste cose. Ma cazzo vai, fermati. Tavoletta mistica. Andiamo a vedere.
Mille anni di storie umanoide, elfi, nani, umani. Ok, queste sono altre tavolette. Raccogliamo il goblin morto, no? Voglio vedere attacco. No, usiamo questa cosa, non si può. Fammi esaminare. Eh no, semplicemente un attacco. Beh, proviamo ad attaccare allora. Ancora. A 4 punti ferita. L'abbiamo distrutto. Però non mi ha dato nessun. Niente, ok. Ok. Ho la voce femminile del personaggio. Cazzo. Vedo se posso cambiarla dopo. Cucina il goblin. Ecco che arriva la Githyanki. No, ma è il narratore, non è la mia voce questa. Cazzo, che bella grafica. Non sei diventato uno schiavo. Lucky sia lodata, insieme potremmo riuscire a sopravvivere. Allora, anche l'Aezel è stata contaminata con quel cacchio di parassita. Magari alcuni di voi non hanno visto proprio all'inizio il... come si chiama? L'introduzione in cui mettevano un parassita nel suo occhio. Cosa ti ha fatto pensare che fosse uno schiavo? Ci sono dei parassiti mindflyer dentro di noi. A meno che non fuggiamo, a meno che non veniamo decontaminati, i nostri corpi e i nostri menti saranno corrotti e distorti. Diventeremo Gaik, mindflyer. Entro qualche giorno, ok. Ci stiamo trasformando, deve esserci qualcosa che possiamo fare. Ok. Attenzione. Attenzione che gli imp ci vedono. Adesso c'è... Ragazzi, vediamo finalmente un combattimento. È il primo. Tutorial generico. Preparati a combattere. I combattimenti si svolgono in round, in ciascuno dei quali ogni partecipante ha un turno per agire. Il gioco ferma il mondo attorno a te durante il combattimento. Ok, vabbè, questa è una cosa abbastanza semplice. Posso vedere con il tab l'inventario. Portachiavi, alchimista, zaino, pazzo. Partiamo con una spada corta e la nostra Lae c'ha una spada lunga, ok. Armatura di cuoio, sì, simply. Libro degli incantesimi non ne abbiamo. Scala del personaggio. In realtà vorrei vedere qual è la mia classe armatura, lo vedo da... Ah, qua. 14, non è il massimo. 16, ok. Allora. Guardate quante abilità abbiamo. Salto, nascondersi, lancio, scatto, disimpegno. Allora, alcune sono abilità, altre sono sono abilità passive, altre sono abilità attive. Wow. Prima che le impari tutte. Afferra un oggetto e usalo per effettuare un attacco in mischia. Cioè, tipo, se io avessi la forza potrei prendere il cadavere del Mindflyer e scagliarlo. Che bello. Tiro gambizzante. Colpisci la coscia per abbassare il movimento, lacerazione. Intingere la spada, posso intingerla. Se ci fosse il fuoco, potrei intingere la spada nel fuoco. Vabbè, facciamo una cosa. Ingaggiamo un nemico, tipo questo. Facciamo una carica normale. Primo colpo, colpisce bene. Ah, lo uccide. Quando è finito, clicca il tasto estrema destra per chiudere. No, lo uccido. Vediamo se ho ancora la possibilità di fare un'azione. Un salto. Guarda che bello. Così mi ci paro davanti. Ok, lo blocco. Perfetto, adesso scelgo l'assassino. Cioè il mio amico. La voce da maschio, eh.
Ma certamente, una voce profonda e virile. Vorrei fare un flanking per poi attaccare il pistolotto qua. Buono. E lo uccido. 10 punti esperienza. Ok, adesso toccherà a lui. Cosa posso fare? Intingere virtuosismo? Azioni d'arma? È troppo lontano. Termino il turno, dai. Allora, rimane un solo imp in vita. Lancio un dardo infuocato. Vabbè, fa poco danno. Ok, prendiamo ancora l'AE. Attacco impetuoso. Carica in linea retta per attaccare il primo nemico davanti a te e sbilanciarlo. Ok, perfetto. Andiamo con la carica. Perché non me la lascia fare? Aspettate che riprovo. Ah, perché c'era un dislivello. Ui, che botta. Bello, 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 bello. E adesso posso usare il pomolo dell'arma? Sì. Secondo attacco e lo uccidiamo. Andiamo a vedere, dai. Prendi tutto, tanto non hanno niente addosso. Ah, una balestra leggera. Questa mi serve, cavolo. Una scimitarra. Qua ci sono non pochi nemici morti. E quindi adesso recupero tutto quello che posso. Addirittura un bullo che ho dato. Di spuntare all'interno questo bullo esplodono all'impatto. Ok. Scusa, ma dammi un attimo la balestra, perché seleziono adesso l'arma a distanza, che magari è meglio visto che abbiamo la destrezza alta. Ok, va bene, dai. Andiamo avanti, schiavo. No, qua ci sono altri schiavi, fammeli recuperare. Comunque, sempre parlando della lore, secondo me, tornando sul discorso della società matriarcale dei Drow, il fatto che lui fosse un nobile e sia fuggito era perché non voleva diventare uno schiavo e voleva, insomma, trovare la sua strada. Forse preferisco l'arco corto, onestamente, alla balestra. Però non ci sono le frecce, o sbaglio? Cioè, lancia le frecce in automatico? Non so. Va bene, dai, muoviamoci. A questo punto dobbiamo... Mappa? Dobbiamo salire in questa direzione. O mi sono dimenticato qualcosa? Reticolo. Ah, cavolo, dobbiamo arrampicarci! Wow! No, vabbè, raga, ma sta cosa che è tutto in verticale mi sconvolge. Non era morto l'imp, l'avevamo soltanto... vabbè. Andiamo a recuperare questo zaino. Qui c'è qualcuno dentro, eh. Wow. Neanche lui è morto. Scusate, piccola pausa bevuta di mate. Wow. No! Cerca un pulsante o una leva. Ok, c'è una cavità vuota. Cosa ci facciamo? Vattene, no, non lo colpisco, non sono scemo. Ok, c'è dentro qualcuno. È un NPC questo. The construction is too alien. Nothing looks familiar. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? Haha.
Tanto varrebbe che fossi intrappolata nelle ragnatele demoniache, non c'è modo di aiutarti. Ok, anche se questo è un NPC, forse sto facendo una scelta molto sbagliata dal punto di vista del gameplay, ma la lascio perdere per ora. Collana, mente oscura, manoscritto, reliquiario. Vediamo se riesco a fare scassinare. Lanciamo il dado. Abbiamo un arnese e un po' di destrezza. Facciamo un 17, un 20 su 10, quindi l'apriamo. Ok, successo. Vediamo cosa troviamo. Arnesi da scasso. Ok. Ci prendiamo. No, vediamo. Allora, potrebbe esserci utile, quindi per questo motivo io mica la uccido. Però devo capire dove posso trovare un modo di salvarla. Andiamo ad analizzarla questa capsula, dai. Per capire se riesco a trarre un beneficio da questo personaggio. No, posso fare soltanto USA. Prova il marchio ingegno. Quale marchio ingegno? Vicino alla capsula, dice. Allora, questo? Ah, ma ci sono dei bottoni qua, c'è qualcosa. Spingi. Proviamo questo. Oh oh, penso di aver schiacciato il bottone sbagliato, ragazzi. Ho svegliato questi due brighellas. Allora, colpo perforante. Attacca un nemico e tenta di provocargli ferite aperte che infliggono danni extra. Boh, potremmo provarci. Ah, lo posso fare solo con la spada? Aspetta che gli vado... Non posso andargli dietro, no, eh? Scusa, ma se faccio un salto qua dietro poi non lo posso attaccare col pugnale? E beh, certo. E certo! Sta cosa del salto mi piace tantissimo, eh. No, misclick! Non sono durati molto, onestamente. Ok. Ne rimane ancora ultimi, ne rimane ancora uno da spingere, vediamo. No, non succede nulla. A questo punto il reliquiario l'abbiamo testato. Ah, qui c'è l'urna. Liquido salmastro corrosivo. Ah, poi queste cose le posso utilizzare per combattere, tra l'altro, credo. Se adesso vado su liquido salmastro con la spada e clicco su intingere. Deve essere adatta, no? Torniamo qua che c'è l'oggetto con il buco. Andiamo a vedere. Cerca un pulsante o una leva. Noti una cavità vuota. Che cosa ci infiliamo dentro? Ah, non fate battutacce. Colpiscilo, va bene. Serve una leva. Cara, devi aspettare perché adesso io non ho idea. Andiamo a vedere se qua troviamo qualcos'altro. In quest'altro sfintere. Andiamo a vedere, va. Schiava morta. Chiave d'oro. Guarda te. Figurati se non trovo una chiave subito. Ehi, cos'è questo? Cosa cazzo è questa cosa? Ma divora cervelli. E perché se ne va?
Sono forse stupido, non vuoi il mio cervello? The console appears dormant. The mechanisms are completely unrecognizable at first. Niente. Qualcuno in chat mi dice: guarda che hai trovato una leva in un cadavere. Non me lo ricordo. Magari poi torniamo indietro a vederli. Ma a me questo è l'attacco. Sì. Va bene. Capsula del Mind Flyer, vediamo un po'. She doesn't notice you. Ok. Qui c'è un'altra leva. As you place your hand on the pod, you hear something. The presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Oh, cosa succede? Abbiamo premuto abbiamo attivato qualcos'altro, adesso abbiamo trasformato una povera umana in cosa? Monella. Change at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. Wow. Non me l'aspettavo. Qui non posso fare nulla, vero? No. Andiamocene. Sedia viscosa. Cosa si fa qua sulle sedie viscose? Posso sentire? Sento delle voci. No, allora alzati. Allora vattene. Allora vediamo nell'inventario se ho una leva, ok? No, pare di no. Ah, una candela. Una candela, non è una leva. Posso parlarle, signore? 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 Niente. Vediamo cosa abbiamo qua. Altra postazione. Ok. Ah, questo ci cura. Vediamo se posso intingere la spada qua dentro. No, eh. Nell'acquario cerebrale, no. Qualcuno... No, 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 non voglio uscire. No, voglio liberare questa tipa. Qualcuno mi ha scritto... Potevi picchiare il coso viola di fianco alla capsula, forse. Questo? Ah, vediamo, è vero, magari questo funziona. Ma... Raccogli una vasca del nautiloide. Magari mettiamo la vasca qua dentro. La runa! Abbiamo recuperato una runa, ragazzi. Dobbiamo inserire la runa nel foro. Allora, dai un'occhiata più da vicino al pannello di funzione. Lanciamo il dado, dobbiamo fare un 10. Incrociate le dita. 16, vai che culo. Quindi un bel 18. Dai, che abbiamo... Continua. Il bagliore intermittente e le linee organiche del dispositivo lo rendono più simile a un cuore pulsante che a un macchinario, ok?
Questo dispositivo è diverso da quello che ha fatto trasformare l'altro prigioniero. Forse aprire la capsula che ha accanto. Forse. Forse no. Mettiamo la mano, dai. Proviamo a vedere. Ouch. Cioè, avendo io la saggezza degli Illithid, posso ordinare alla capsula di aprirsi. Classe difficoltà 2. Abbiamo fatto un 3. Un 3 è veramente un tiro di merda, ma la classe difficoltà era così bassa. Praticamente stiamo utilizzando il potere del parassita per aprirlo. Come stiamo iniziando a trasformarci in un mind flyer? Ah, eccola qua. Signori. Abbiamo un nuovo NPC. Parliamole. Cuore scuro si chiama. Because you have a gift with you. You keep dangerous company. I did. It must be because le dico che si è sentito che eravamo uno nella testa dell'altro. We need to get off this ship alive first. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Va bene, andiamo. Io sono Andrew Nell. Shadowheart, esatto. Shadowheart, che è tradotto in cuore oscuro, che potrebbe essere cuore d'ombra, però cuore d'ombra forse un nome un po'... Boh. Vediamola. Cos'è quello? It's nothing. It's nothing, vabbè. Enough of this chatter. We need to get to the helm. Now. Qualcuno chiede già di fare delle scene di sesso. No, non ancora, non ancora. Allora, andiamo a vedere quella Jay, scusate. No, la Jay. Fuggire da Nautiloid e salvare la prigioniera degli Illithid. Allora, un chierico di livello 1. E ha le magie del chierico classiche, scudo della fede, parola guaritrice. Dardo tracciante fornisce vantaggio al prossimo tiro per colpire. Infliggi ferite, questi sono livelli 1. Ne ha tanti però. E poi c'è i trucchetti, vabbè, le solite cose. Charm, non è male. Ok, andiamo a vedere, andiamo avanti. Possiamo andare qua. Aspettate che seleziono sempre il mio. Con F5 posso fare l'autosave, perfetto. Ok, qua c'è un baratro. Non penso che saltare giù da qui sia una cosa sensata. Anche perché da qua credo che siamo arrivati o sbaglio? Sì, dai, dovevamo uscire dall'altra parte. Dovevamo uscire qua, se non sbaglio, che la GT anche ci ha detto... Sì, ma da adesso in poi fai il cazzo che dico io. Allora, con la C mi sono accorto che posso muovermi tra le ombre. Ah, vabbè. Vacca. I diavolacci. I satanacci. Siamo di fronte a un combattimento tra il Mind Flyer e gli abitanti di questo piano infernale. Collega i nervi. Aha! Allora, praticamente... Adesso abbiamo il Mind Flyer che combatte con noi. Che spettacolo. Allora, prendiamo un attimino Anne.
Io devo arrivare con Han praticamente. Dov'è la cosa che devo manipolare? Grazie Renato per esserti abbonato all'undicesimo mese, apprezzo moltissimo. Grazie di cuore. Devo trovare il trasporto. È qua. Allora andiamo qui dove ci sono le scale. Qua c'è un cinghiale infernale e qua c'è un imp. Salto. Ah, non posso più farlo? Che sbatti. Vabbè, allora. Se faccio un attacco furtivo a distanza. Un attacco normale a distanza. Tiro gambizzante, guardalo qua. Tiro salvezza fallito. Abbiamo gambizzato un imp che adesso è... Beh, morto però. Prendiamo la nostra Lea. Si chiama Lea, giusto? Lae. Va bene, Lae lancia subito con l'attacco impetuoso che mi pare una figata. Infatti sbilanciamo subito il cinghialotto. E poi, visto che siamo in vantaggio, altro colpo. Tiro salvezza, successo. Va bene. Adesso è finita. Adesso prendiamo cuore scuro. L'ha ucciso. Ok, vediamo che magia può fare. Scudo della fede. Infliggi ferite, camuffare se stesso. Tolgo lo scudo della fede sulla Githyanki, così la potenzio. E comunque il chierico, ragazzi, cioè, ha come lavoro potenzia. Grazie mille Guido Mangiarti per il sesto mese. Terminiamo il turno. Vabbè, due nemici li abbiamo uccisi, dai, facile. Ce ne sono ancora due. Ok, tocca al Mindflyer, che fa... Vabbè, attacca il Satanasso. E l'Imp che attacca noi, ma... Ok, andiamo avanti. Diamo lo scudo della fede a noi stessi, allora. Quanto dura lo scudo della fede? Ah, fino al prossimo riposo lungo. E però l'ha tolto a lei. Non ce l'ha più lei lo scudo della fede. Scusate. Sta cosa non l'ho capita perché non ero abituato. Comunque, uccidiamo il cinghiale adesso. Colpo di razza, quello che è morto. Non ha niente, ok. Spostiamoci da questo lato. Adesso prendiamo And. Allora, lui è in alto. Posso attaccare con l'arco? Cioè, se prendo... certo, da qua. Buono, ho ucciso l'Imp. Questo è uno spettacolo. Appunto mando la chierica avanti, visto che è quella più in forma. Mettiamoci sopra il nemico. Così. Ah, però! Esaminiamolo. Che forza 20, destrezza 18, il comandante Zolk. Benedizioni immonde e scuro visione. Protetto dal sangue dei tuoi intonati demoniaci, ottieni più 2 la classe armatura, ok. Che però un 18 non è eccezionale. Ok. Collegato il trasponditore! Dice il Mindflyer. E intanto le prende. Oh oh, è arrivato Dracarys. Ah no. No, dai, ci sono altri nemici.
Fiamma sacra. Non so neanche se resista le fiamme. 3 di danno. Che tristezza. Abbiamo ancora 12 turni per arrivare al trasfonditore. Saltiamo da questa parte. Buono. E ci spostiamo qua. Arco. Buono. Uno fatto fuori. Fermiamo il turno. Quanti imp rimangono? Ah no, rimane un imp e un cinghiale davanti a noi. Bene. Il Mindflyer sta per morire. Attenzione, perché c'è 11 turni, sì, però poi dobbiamo gestire il principe demoniaco da soli. Che cappero. Non va bene. Ah, tiro salvezza. Abbiamo anche un arco? Oh, posso attaccare anche quella che ti anche con l'arco. Bene. E a sto punto. E poi cambiamo l'arma, perfetto. Perfetto. Dai che l'implo ammazziamo, buono. Dai, il cinghialotto attacca noi e ci manca. L'unico problema, se vogliamo, è che noi dovremmo fare degli attacchi di opportunità. Invece adesso siamo ingaggiati. Fammi vedere... No, vabbè, attacco con mano primaria, questo è semplice. Se lo colpisco lo uccido. Vaffanculo, va. Posso spingerlo via? Grande, sono riuscito a spingerlo. Mi piace tantissimo sta cosa delle abilità, ma tanto, tanto, tanto. Adesso con l'arco, dai, lo uccido. Dai che ci siamo quasi, dai che ci siamo quasi, forza. Termina il turno. Tu rimani ferma qua. Merda, i cambion. I cambion sono cattivissimi. Ma c'è di tutti i piani in cui si poteva finire. Siamo finiti in un piano del male, in un piano demoniaco. Incredibile. Aspetta che... Scusate, prendo Ann. No, no, tu devi. Ce la facciamo. Dai che ce la facciamo, devi unirlo. Boing. Tira, dai una manina. Dai quella manina, forza. Forza. E vabbè, ma dai che sfiga. Ah no, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Siamo stati... siamo riusciti a passare in un altro piano. Ciao Nazariobbo. Ciao Titti. Allora, come introduzione mi sta galvanizzando. Come introduzione mi sta galvanizzando non poco. Ciao Jack, grazie per essere passato il nostro Exalted Among Men. Grazie mille. Ok. Adesso qui c'è un'astronoma. Dice, ma che cosa sta succedendo? Ma non capisco, mio signore, questa cosa non l'avevamo prevista, eh. Guardi che quelli del meteo ci hanno detto che doveva piovere, ma... Mi sa che siamo appena entrati in una zona goblinoide. Quei goblin con le zappette in mano che corrono. Quanto sono teneri. Li uccideremo tutti.
Oh oh. Aia. No, ma scusa. E stiamo cascando così? Ah, bene. Siamo rimasti tipo agganciati ad un potere magnetico. Finalmente, ragazzi, un'ambientazione un po' più normale, perché quella ambientazione satanica non mi piaceva per nulla. Partire già su una spiaggia così, che mi ricorda un pochino Divinity, mi piace molto di più. I nostri amici dove sono? Controlliamo se siamo feriti. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Ok. Trovato una cura, ma siamo di nuovo da soli. Ok. Wow. Baratro. Cosa vuol dire baratro? Si muore qua. Se tipo faccio salvo prima, eh. Se salto nell'acqua, cosa succede? Sono annegato, veramente? Sono annegato, ragazzi. Immaginate. Dopo tutta questa rottura di coglioni, abbiamo ucciso i Mind Flyer, abbiamo rubato la nave, abbiamo fatto un viaggio interspaziale, e poi... Oh, bella! L'acqua è alta 1,5 metri. Adesso faccio un bagnetto. Staff, muori. Che meraviglia. Fine della partita. No, ho fatto l'autosave apposta perché ho fatto bene a farlo, porca... Cioè, ho fatto bene a fare l'autosave o sbaglio? Qua si può salire sulla nave, vediamo, andiamo avanti. Qua c'è un pescatore maciullato, povero Cristo. E rubiamogli l'oro, allora. Era allergico all'acqua. Corre scuro! Una bella ragazza incosciente su una spiaggia. E no, non fate brutti pensieri, sto cercando di aiutarla adesso. Perché ha in mano tipo una cosa, tipo un cubo di rubri? Rubiamole l'artefatto. Nessuno ci vede. Oh oh. What are you doing? Niente, ti stavo soltanto rubando le cose. Yes. Thank you for the concern. And speaking of, how are we alive? Speravo che tu potessi saperlo, sei tu la chierica. I remember the ship. I remember falling. Oh, remember falling. And nothing. Ok. Hai qualche idea su dove siamo? No. I don't recognize this place. Ok. First things first. We need supplies, shelter, and most of all a healer. Va bene. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Ha ragione. You might want to reconsider calling her a friend. Chiediamo dove è finita la Git. Ok. Vuoi che restiamo insieme, deduco? Ciao Andreste, queste live sono visibili su YouTube per 15 giorni. Dopodiché tutte le live vanno nell'archivio live e sono a disposizione degli abbonati Ordine della Tartaruga. Quindi 99 centesimi. E hai l'accesso. Però per 15 giorni rimane online per tutti, promesso. Va bene, muoviamoci. One thing, just before we go, I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Bene, mi dovrei pagare in oro, Benissimo.
Io ho la cosa ossessiva compulsiva che salvo sempre, F5 ogni 3 secondi. Domanda a milioni di dollari, ma ho un barile. Non c'è un cavolo. Una borsa. Lo zaino, non c'è niente, cioè tutta roba... Cappello a tesa larga. Che bello, abbiamo il cappello da mago. Uno liuto. Però non possiamo suonarlo, maledizione. Allora, qua c'è un divoracervelli. Pescatore. Oro, certo. Cos'è un acquagiunco? Ah, iniziano le cose craftabili, ragazzi. Come con Skyrim, quando passavo 4 ore nei pressi di Winterhold a raccogliere dei fiorellini per fare le pozioni invece che giocare. Era Fiorellini Simulator per me. Ok, attenzione che qua ci sono secchi di pesci, altri pescatori macellati. Va bene, beh, è una cosa meravigliosa. Lettera profumata. Leggi. Sì, ti amo. No, sì, è il nome. Ti amo. Ecco, l'ho detto. E se ci incontreremo domani te lo dirò ancora e ancora. E continuerò a dirtelo finché non saremo vecchi e grigi. Quindi facciamolo. Andiamo a Baldur's Gate, intendo. Lo so che è rischioso, ma anche restare qui lo è. Gli ultimi mesi sono stati difficili e alla fine è rimasto spiaccicato. Prendi tutto perché tanto sei morto. Ok. Magari potremmo portare sta cosa alla sua moglie. Ma perché ho sto cappello? Qual è la storia del piccolo artefatto che possiedi? None that you're entitled to hear anyway. Just forget you ever saw it. We haven't gone all that far yet. What are you referring to exactly? Ok. Canti marinareschi e uno zaino. Maybe a little pocket. Harry Potter. Andrew Potter. Ma io sta roba la posso tipo... Fammi vedere una cosa. Perché io dovrei avere tipo lancio. Se clicco su lancio e prendo sta cosa. Raga, no, ma funziona. Ma funziona alla grande pure. Cioè, quindi io posso... questa è una figata, Perché se in combattimento possiamo lanciare gli oggetti che troviamo, io rifaccio il personaggio, faccio un barbaro mezz'orco che lancia tutto, che lancia le colonne, lancia i tavoli, lancia le porte. Lo chiamerò Lancior. Il lancio del barile. Allora, intanto, andando avanti a cercare dei cadaveri di pescatori, siamo arrivati di fronte alla casa. Circo dei sigilli. Allora, che cos'è? Rovine lussureggianti, porta antica. Lancia un cadavere. Gellus chiede di lanciare un cadavere. Chi sono io per dire di no? Aspetta, Troppo pesante. E tu? No, non in quel senso, scema. Vattene. Voglio vedere se tu puoi lanciare un cadavere. Allora, abbiamo una nuova ricetta. Proviamo a scassinare la porta. Arnesi da scasso e destrezza. No, usiamo la destrezza, se si può. Vediamo. No, facciamo un 9 su 20 e non riusciamo a scassinare. Ciao, Edoardo. Tenta di nuovo. Questa volta con gli attrezzi, ok. Va bene. 9. Che sfiga. Niente. Abbiamo fallito di scassinare. Posso saltare tipo questo? Troppo alto, mi dice. Spazio non sufficiente. Che figata.
Che figata. Ok, qua riesco a salire. Oh oh. Fermi tutti. Ci sono dei divoracervelli adesso. Fammi vedere se riesco a saltare qua sopra. Ce la faccio, ragazzi, ce la faccio, che con l'arco poi... Che spettacolo. Che spettacolo. Oh oh, scatto del divoracervelli. Attenzione, signore, è un centometrista. È un centometrista il divoracervelli. È un centometrista. Guardalo come... Guardalo come... Guardalo come corre. Allora... No, potevo arrivarci anche senza salto. Qua. Ok. Non me ne ero accorto. Allora. Facciamo un combattimento normale. Però qua c'è il fuoco. No, aspetta. Cosa posso fare altrimenti? Lancia, spingi, nascondersi, scatto, disimpegno. Oppure usiamo le magie. Non la fiamma sacra. Ah no, 50? Niente. Ma no, dai, la blocco. Tre divoracervelli adesso. Che tocca di nuovo a noi. Ma come cazzo è impostato, scusa? 95. Sì, questo è quello più ferito. E quindi lo uccido. Dai che abbiamo fatto il level up, ragazzi! Abbiamo fatto livello 2, finalmente livelliamo. Io, livellare è una delle cose più belle della vita. Virtuosismo, no. Faccio un altro salto. A me piace saltare, ok? E mi metto ancora più in alto. Voglio vedere adesso se questo riesce a sgattaiolare sopra. Sì, fa i saltini anche lui, però. E se adesso lo butto giù, tipo con una spinta? Au, che male! Bella mazzata in testa. E lo spingo via se riesco. Sì, ce l'ho fatta, buono. E adesso mi viene voglia di fare una cosa. Io mi metto qua e faccio... Vola la femaia. Niente, non ce l'ho fatta. Attacco mano primaria. Attacco furtivo, vediamo se riesco. Deve avere un vantaggio, non ci riesco. Attacco normale. Prendiamo la spada corta e lo attacchiamo. Peccato, perché è rimasto con un punto ferita. Ohio, che male. 7 di danno. Porca troia. Scusate per il francesismo, ma... Cosa vuol dire questo? Minacciato, ok? È andata. Allora, questa è andata. Guarisciti, bene. E prova a salire adesso. Sì, senza salto praticamente fa un po' la mossettina. Adesso tocca... Termina il turno. Tocca all'Enderio. Ok, è andata. Buono. Ci siamo salvati, ma per poco, eh. Avanzamento di livello. Yeah. Allora. Avanzamento di livello del nostro Andrew. Salute aumentata da 9 va a 15. Azioni. Azione scaltra, nascondersi. Tenta di nascondersi superando delle prove di furtività. Resta nell'oscurità ed evita di attraversare la linea di vista dei nemici. Attaccare o lanciare un incantesimo arrivare alla tua posizione. Ok. Azione scaltra, scatto, raddoppi la tua velocità di movimento. Azione scaltra, disimpegno, belle queste. Potrei cambiare anche un'altra classe? No, teniamo il ladro per adesso. E soprattutto raddoppiamo i punti ferita, vai. E adesso la chierica. 17 salute, privilegio di classe. Slot incantesimo. Incanalare divinità. Scacciare non morti. Invocare un duplicato. Evoca un'illusione per distrarre i tuoi nemici. Bella sta cosa. Va bene, accetta. Io devo vedere adesso se posso. No, aspettate, eh. Io a lei volevo dare gli incantesimi. Slot incantesimo.
Ah, ci sono tutte le abilità, ok. Come faccio, ragazzi, ad andare nel suo libro degli incantesimi? No, no, no. Eccolo qua. Che tasto è? Chi lo sa. Per adesso abbiamo cuore ferite, dardo, parole, infliggi, scudo della fede. Togliamo il dardo tracciante e mettiamo la benedizione. Togliamo infliggi feriti, mettiamo due benedizioni. Come non posso? Ah, ma perché lei praticamente ha un tot di magia al giorno e posso scegliere quelle che voglio? Creare o distruggere acqua. Che bello. Protezione del bene, santuario. Questa cosa del creare e distruggere acqua mi pare una figata, perché poi se usiamo l'elettricità. Niente, prendiamo comando. Adesso curiamo le ferite del nostro amico. Ok, andiamo a vedere se riesco a rubare qualcosa del rubacervelli, no, eh? Un nobiluomo rapito? Andiamo a rubarlo, a salvarlo. Qui c'è un forziere, tra parentesi. Ok, abbiamo uno stocco dell'uva, un medaglione d'argento e dell'oro. Il medaglione è magico? No. E lo stocco mi serve poco, preferisco tenere la spada corta. Ok, prima di andare sul Mindflyer morto, andiamo su questo forziere. Oh, olio della precisione. Rivesti la tua arma di olio per ottenere un bonus più 2 tiri per colpire. Uso singolo. Ok. Bello. Teschio e bulbo del vuoto. L'acqua che è letale, bravo Gellot. L'acqua è completamente letale, quindi se facciamo gli incantesimi dell'acqua è la fine. Pozione di velocità, bulbo corrosivo. Quanta roba. E praticamente questa è l'astronave che è crollata. Il Nautilus, come cazzo lo chiamo. Andiamo avanti. Qui torniamo sulla spiaggia. Dall'altro lato, chiaramente. Una bella donna? Andiamo a corteggiarla? No, una pianta. Arnesi da scasso, piede spasso, tenaglie, corda. Vabbè, siamo dei ladri, tenaglie, corda, arnesi da scasso, perfetto per noi. Fabiano Soverini, grazie per esserti unito all'ordine della tartaruga. Così facendo, abbonandoti, hai tra le varie cose. Attenzione, lontani dall'acqua, per favore. Tra le varie cose, a parte tutto l'accesso all'archivio live, l'emoticon e il badge, puoi anche partecipare ai vlog che faccio ogni mese facendomi una domanda e poi io ti risponderò. Scassinare. Usiamo la destrezza, dai, senza usare gli arnesi. Dai, che è andata. Successo. Come usa? Allora li usiamo sempre. Va bene, pazienza. Elmo di cuoio, tiri salvezza, destrezza più uno e oro. Allora, adesso lo so che faceva molto ridere Andrew Potter, però l'elmetto di cuoio con i tiri salvezza è meglio. Ok, andiamo avanti. Proviamo a tuffarci. Facciamo un bagno qua dove c'è scritto baratro. Cosa potrebbe andare storto? Dai! Cosa potrebbe andare storto? Dai! Voglio vedere se qua c'è qualche tesoro nascosto, tipo Skyrim, in luoghi impensati. Eh? Astarion, questo è un NPC, ragazzi. Questo è un NPC.
Andiamo a parlargli. Tanto, raga, io mangio qualcosa perché inizio a sentire la pesantezza della live. In the ground. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Mi fa troppo ridere che fuori dall'elmo si vedono i capelli bianchi con la treccina. Ma un cinghiale. What? Not a sound. Not if you want to keep that darling neck. Ma sto fio da mignotta. And you keep your distance. No need for this to get messy. I need him alive. Stow that blade or I'll show you just how messy things can get. Promises, promises. But I have other business, I'm afraid. Now, I saw you on the ship, didn't I? Not? Vediamo la testata, dai. Ah, ma non devo cliccare su. Che culo, guarda, eh. Ora diamo la testata. Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light. What was that? What's going on? È il verme dei Mindflayer. Of course. That explains things somehow. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Scusa, accettate. Probabilmente l'avrei fatto anch'io se i nostri ruoli fossero stati invertiti. A kindred spirit. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. My, my, you've been busy. So, did you learn anything about these worms while wandering the ship? Astarion è, credo, un vampiro. Turn us into... Ciao, Envy. Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Controllarle? Dovresti venire con me, insieme potremmo avere più possibilità. Io devo andare. No, ok, gli diciamo di unirsi a noi. Credo che Astarion sia un ladro a sua volta. Magari non lo terremo nel party per sempre, visto che comunque siamo un ladro anche noi. Ma vediamo, dai. Dato di livello 1, sì. Allora, però potrei dargli un'altra classe. Cioè lui potrebbe fare anche un ladro mago volendo, no? Perché non è intelligenza 13, no, nulla. È un ladro ladro e basta. Va bene. Ok, quel pugnale. E l'arco. Niente, andiamo avanti. Fa piacere che Caruso, che il gioco ti piaccia, eh. Vedo che ci sono pareri positivi. Il gioco a me sta piacendo molto, ma un po' lo conosco. Allora, questo è il Mindflayer che ci ha uccisi. Che ci ha catturati, scusate. Compassion.
deserve to be punished for it. You should be whipped, made to bow before this creature in shame. Allora c'è il Mainfair che cerca di controllarci. Ci sta manipolando. The creature's mind seems to focus elsewhere. Concentriamoci sui suoi pensieri, vediamo se riusciamo con un dado a... un 20, ragazzi, un successo critico. E adesso lo controlliamo noi, quasi. Il Mainfair praticamente ci dice che ha bisogno di nutrimento. Arrenditi, saggezza, resiste all'intrusione con tutte le forze. Dai, dobbiamo fare una classe 5 per resistere all'intrusione del Mindflyer. Facciamo un 3. No, ma che sfiga. Niente, ragazzi, ci controlla? Non ci credo. Che sfiga. E adesso cosa fa? No! No, ragazzi, la prima romance. Adesso limoniamo con un Mindflyer. No, vabbè. Ci ha uccisi! Ci ha uccisi, ragazzi! Perché abbiamo fallito la cosa saggezza. Il party non fa niente, no? Noi eravamo lì che limonavamo col Mindflyer prima che divorasse il nostro cervello, ma porca troia. E vabbè, ma ho tirato un 3 anche se avessi avuto saggezza 12. Mi serviva un saggezza 14 per passarlo con quel tiro. No, 20 è un successo critico, ragazzi, non è un fallimento critico, eh? 1 è un fallimento critico. Il fallimento, la prova è fallita. Abbiamo resistito al Mindflyer, credo. Sbaglio, ho capito male. Riproviamo sta cosa. Ah, ok, perfetto, allora non avevo letto. Vediamo di concentrarci ancora su quell'intelligenza. Adesso stiamo usando Astarion comunque. Adesso la passiamo la prova intelligenza. Ma è la stessa cosa. Secondo me, ragazzi, è un successo critico, non c'è niente da fare. Passiamo adesso alla classe difficoltà 5. Facciamo un 15. Vediamo adesso. Stiamo usando il vampiro ora per contrastare il Mindflyer. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, perfetto. Wet orange pearls radiate malice. Bene, bene. Chiudi quegli occhi una volta per tutte. Grande! Gli ha schiacciato il testone con una scarpata. Spettacolo. Perfetto. Non ci sono i satanassi qua che dovevamo... Intanto faccio F5 che non si sa mai. No. Cercando di capire se ci fossero altro loot, ma no, mi pare di no. Beh, saliamo, andiamo a vedere. Buonanotte, Gellos, grazie per essere passato. Trappola degli spuntoni, fermi. Cosa succede? Perché? Perché sto morendo? Abbiamo preso una trappola, penso. Qualcuno mi deve spiegare quante cariche hanno gli incantesimi. Ok, adesso ho capito, li ho finiti. Strano perché la trappola adesso non scatta, vabbè. Niente, saliamo allora.
Sentiamo delle urla. Sì, no, sai cosa c'è? Secondo me, quando siamo passati nella spiaggia è come se avesse dormito. Perché io mi ricordo chiaramente che li avevo usati tutti. C'è un warg. Oh, merda. What's going on? Goblins are on our tail. Open the gate, Sevlor, now. You let goblins here? Where is the druid? Please, there's no time. Wow. By the nine hells, open the gates. Oh, c'è il nostro primo combattimento contro i goblini, ragazzi. Dai che si vola. Lui là. Oh oh. E mo so cazzi. Ah, credo che anche questo sia un NPC. È un warlock, credo. Allora, dove siamo noi? Eccoli qua. Ah, posso arrivare alle spalle? Sì, allora fammi fare movimento nell'ombra, se posso. Non posso più? Vabbè. Ah, qua, guarda. Movimento non sufficiente, d'accordo. Niente, usiamo l'arco. Però dal basso non è facile. Oh, la madonna, che fortuna! Ok. Alright. Poi non so se riuscirò a reclutare tutti questi personaggi. Sicuramente il Warlock, perché si vede sulla copertina del gioco, quindi è un personaggio giocabile. Adesso c'è un bel bordello qui in... Ecco. Figuriamoci. Ui, avvelenato? Cioè, quanti punti ferite mi rimangono? Due? No, hanno avvelenato Astarion. Ok. La goblin inseguitrice, attacco d'opportunità scuro, visione. Non mi pare particolarmente forte. Allora, prendiamo... Non posso attaccare? Ah, devo chiudere il turno già? Ok. Dardo di fuoco, scaldi una scintilla, invocazione trucchetto, da 1 a 10 di danno. Vediamo se ho modo. Se riuscissi a colpire questo, ad esempio, muore. Buono, è morto. Aveva un punto ferita e gli ho dato fuoco. Perfetto. Portiamola un po' più avanti, la nostra amica. Adesso terminiamo il turno. Ah, adesso tocca a noi. Perfetto. Allora,
Andiamo alle spalle. Ci arrampichiamo. Vediamo se adesso riesco a fare l'attacco furtivo. No, devo avere un vantaggio ma non riesco. Devo attaccare quando lei è ingaggiata. Comunque niente, la uccidiamo. E adesso prendiamo l'arco e da qua facciamo un po' quello che vogliamo. Quindi Astarion. Facciamo che sale. Prende l'arco. E adesso cerchiamo di colpire i nemici più deboli. Fallimento critico, ok, che sfiga. Ok, adesso tocca agli NPC. Zevlor, Cavaliere Infernale. Bart, Popolano, non so. Sì, sì, l'ordine lo vediamo qua. Ero convinto che fosse il nuovo turno, invece non avevo ancora chiuso quello precedente. Mea culpa, mea culpa. Ci sono pure i Bugbear, sì. E adesso tocca di nuovo la Chierica. E prima mi ero confuso. Allora. E la porto pian piano in battaglia la Chierica, perché non ho alternative per ora. Invoco duplicato, e il duplicato penso che attirerà i nemici, no? Ok, nuovo turno. Da sopra tiriamo con l'arco. As simple as that. Nah, continuiamo a mancare, non va bene. È una Chierica di Shar. Dea dell'illusione, no? O sbaglio? Tuo turno. Adesso tocca l'illusione. Che porto qui in mezzo alla mischia. Aspettate. Ah no, immobile, termina turno allora. Non posso muoverla. Oh oh. Ragazzi, sembra che il nemico stia iniziando a far fuori un po' di... Iniziamo con il corpo a corpo. Aspettate che ci guardiamo. Scusate, adesso anche per curiosità. Mezzelfo, dominio dell'inganno. Sì. Poi non si vede la divinità. Comunque è dominio dell'inganno. Adesso... Un tempo in questi giochi dovevi scegliere anche la divinità. Helm, Talos, Shar. Adesso non è più così. Hai ragione, posso fare il furtivo dalla distanza. È vero. 50 punti esperienza, wow. Attacco furtivo dalla distanza, dai. Oh, che dolore. No, ma hanno ucciso il bugbear loro, vabbè. That was the last of them. Inside, all of you, more may follow. Open the gate. Allora, arco goblin, arco corto. Vabbè, la stessa identica cosa. È identico. Osso. Facciamo così, facciamo adesso il loot e poi entriamo. Funghetti di droga. No, senpai, il gioco non è in italiano. Il gioco ha i dialoghi in italiano, il testo in italiano. Scusate. Il gioco ha il test in italiano, i dialoghi non esistono in italiano in questo gioco, è tutto in inglese. E anche su Steam è scritto italiano soltanto sottotitoli.
Quindi come vedi, io adesso lo sto giocando in italiano, vedi che è tutto in italiano, però quando parlano, se ascolti, è tutto in inglese. Povero Bart Simpson. Però intanto una pagnotta al burro gliela mangiamo, eh. E anche una vanga gli abbiamo trovato, bene. Guanti del potere, rapidità di mano più uno. Quando colpisci una creatura con un attacco in mischia imponi una penalità di uno di 4 tiri per colpire ai tiri di salvezza. No, il menu è tutto in italiano, non è in inglese. Allora devi andare su Steam e impostare le lingue da lì. No, 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 lì, allora mi sbaglio, ho capito male cosa intendevi. No, no, il gioco è in italiano, il testo anche all'inizio. Al 100%. Quindi lo puoi tradurre senza problemi. Credevo che ti riferissi ai dialoghi, e allora volevo spiegarti che lì purtroppo c'è da abbandonare la speranza. Però comunque con i sottotitoli si capisce abbastanza bene. Cioè, non c'è bisogno di tradurlo. F5. Non ci fanno entrare ste bestie, scusa. Ah, ecco. Boschetto di smeraldo. Allora, vediamo se posso vedere l'equipaggiamento. No, mostra tutto. Equipaggiamento, elmo di cuoio, armatura, spada, tunica. Questa è un giacco di maglia. Un giacco. Intimo di cuore scuro, scusa. Ma dai, ma che cazzo. No, vorrei vedere tutto. Sto guardando, cercando di capire se posso trovare. Come posso fare per indicare soltanto, che so, le armi o soltanto le armature? Dovrebbe esserci un filtro. Ordina per tipo, ad esempio, va bene. Armatura di cuoio, tunica semplice, scudo borchiato, scudo chiodato. Se prendo lei. Lei è una mazza e uno scudo borchiato più due, ok? E se vado a vedere quindi a questo punto. Qui ho un medaglione d'argento e una collana d'ossidiana. No, non sono magici purtroppo, non credo. Vabbè, comunque. There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable! Ok, allora, Zeff li ha protetti a noi oppure ha lasciato che prendessero il druid, non crederci. Ah, una bella pugnalata alle spalle, mi sento come a casa. Show some respect. This man saved your pathetic life. Questa donna è un uomo, eh? Please, you were begging me to open the gate. Anything to save yourself, you coward. Okay. The human's eye twitches. He's about to blow. Avevo un successo di intuizione. Attacco i mischi, colpisci il tiefling, tira un colpo all'umano. Ho una mezza idea di spaccare la testa a entrambi se non la smettete. Aggiungere violenza alla violenza non riporterà indietro chi avete perso. Resta a guardare senza intervenire. Visto che noi siamo degli assassini, dei ladri, perché dobbiamo sporcarci le mani? Lascio parlare. Coming back to this hellhole was a mistake no amount of gold can put right. I'd rather face another round of goblins than stay in this pit. Ok. Se solo avesse combattuto con lo stesso vigore anche fuori, esatto.
Andiamo a Zeflor. Ma Gresham penso che sia tipo un dialetto svizzero. Thank you. I'm Zevlor. Well met. I should warn you. Visitors are no longer welcome in this grove. Poi controlliamo il medaglione arancione, certo. I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Andrà la live, la facciamo finire fra un'oretta e mezza, adesso vediamo. Chiediamo se i goblin hanno attaccato altre volte. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We are no fighters. I've tried. Corga, their new first druid, won't even see me. You, though. I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Insomma, c'è un conflitto tra i druidi e gli abitanti di questo piccolo avamposto. Chiediamo di cosa ci offre. What little we have, we'll scrape together. It isn't coin we need, it's time. Really? We're messengers now. You'll find the druids at the heart of the grove. Vediamo se riusciamo a guadagnare qualcosa con i druidi. Magari troviamo anche la cura. Oh, and if it's of any concern, you're brave to walk around without hiding your heritage. I'll make sure everyone knows that you helped us at the gate. Ok, allora, vediamo se sta cosa del medaglione arancione. Ispezioniamolo. Leggermente ossidato, basta un coppetto per aprirlo. Vediamo se Cuore Oscuro riesce a capire qualcosa in più. Non credo che. Non lo so. Vediamo ancora, esamina. E se l'indosso? Posso mettere, ma non mi dà nulla. Magari perché non ho ancora un mago che ne scopre i poteri magici. Di solito c'è la magia identificare che aiuta, però se hai un mago può capitare anche un tiro di dadi automatico. Ah, lancia? Fa vedere? No, c'è scritto lascia. Disequipaggio, lascia. Disequipaggio, vediamo un po'. Ah, lancia. Ah no, semplicemente lo posso scagliare. Posso tipo lanciare una spada corta? Che figata. Refugees, adventurers, and even a drow. And suddenly we're over. Questa è bella. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. I pray no goblin arrow has grazed you. Nettie could put you to rights. Okay. She should be with Nettie è una guaritrice. Possiamo parlare con lei riguardo al batterio lì, al parassita. I know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. We druids will be safe. As for those that took refuge here, well, may Sylvanas guard them as they continue their travels. You sound just like Corga. But it had to come to this. I prayed to Sylvanas each night. Sylvanas è una divinità delle foreste, protettore tra le varie cose anche dei druidi.
Vediamo se vende qualcosa, perché gli posso chiedere cosa offre, vediamo. Sì, un merchant, dai. Oh, che bello. Allora, guanti del potere, però questi li voglio... Cioè, non so se io con queste cose posso fare delle magie. O semplicemente le posso vendere. Mente oscura, wow. La palla ce l'ho già. Ho già una palla da qualche parte. Oppure sbaglio. Ah no, le tenaglie, il liuto, la collana d'ossidiana, il medaglione d'argento, questi li vendiamo. Stocco, balestra, morningstar. Questa roba, ragazzi, la vendo perché cacchio me ne faccio. Eccola qua la palla, ce l'ho, ce l'ho. Le uova marce. Allora, con questo guadagno 328 oro. Guanti cattura proiettili. Può intercettare proiettili di attacco a distanza con arma e ridurre il loro danno di 1-10. Più il modificatore destrezza, arma rara. Cioè, se mi lanciano i proiettili riesco a catturarli. E allora i guanti del potere. Quando colpisci una creatura con un attacco in mischia impone una penalità ai tiri per colpire salvezza. No. Questi non li metto al mio draw. Invece questi li posso dare. Scusate. Però voglio vedere se posso prendere un'armatura leggera. Media, media. Leggera. Armatura imbottita più uno. Ecco, già questa mi piace molto perché mi va a dare molta, molta più classe armatura. Magia. Una volta tra un riposo breve e l'altro, quando metti a segno un colpo critico con quest'arma, recupera uno slot incantesimo di livello 1. Ma che figata! Il commerciante sarà compiaciuto da questa offerta. È l'attitudine, se è contento con noi oppure no, penso. Elmo di cuoio, armatura di cuoio, uovo di drago. Polletto, zaino delle provviste, un melone. Qui c'è anche un'arma che fa danno, tecnicamente. Ah, se vendo con il draw è peggio? Aspettate, vabbè. Sylvanas, guide your path. Va bene. Allora, facciamo così. Prendiamo cuore scuro. Anzi, no, vediamo chi ha il carisma più alto. Vediamo chi ha il carisma più alto, scusa. Questa 8. Lui 10. Proviamo con Astarion, dai, a vedere se è la stessa cosa. Well met. Is there anything you need? Act fast if just some bits and bobs I no longer need. Ok. Allora, però io, ecco, faccio così. Rifaccio quello che facevo, che ho fatto prima, no? Tutte le armi. Ah, ok. Devo far commercio, appunto, e basta, non baratta. Adesso ho capito. Ah, va bene. Sì, ma fatemi capire una cosa. Allora, facciamo un test. Una scimitarra goblin mi vale 13 se la vendo con il draw. Adesso sono curioso, scusate se è un po' noiosa per voi, ma io adesso assegno questa scimitarra che mi dava 13, ne assegno anche a lui e una anche a lei. Adesso di nuovo con Astarion voglio parlare al goblin, e al goblin, all'halfling, e dico fammi vedere la merce, ok? Commerciamo. È sempre 13, ragazzi, non cambia niente. Il prezzo è esattamente lo stesso. Cambia niente la razza. Non so perché qualcuno mi ha detto di non usare il draw per commerciare, ma penso che non cambi nulla. Poi magari sbaglio, però mi pare così.
Ok, e volevo prendere il guanto cattura proiettili, volevo prendere l'armatura questa. Ah, i guanti non riesco, devo vendere qualcosa in più? Ma no, dai, per adesso lo teniamo così. Poi magari torniamo quando abbiamo qualche soldo in più. Allora, l'armatura imbottita la indossiamo. Equipaggia, che passiamo da classe armatura 14 a classe armatura 15. E a questo punto i guanti del potere... Dipende dal carisma, non dalla razza. Abbiamo tutti 10, ecco perché. Guanti del potere li possiamo assegnare a questo punto a cuore scuro. Visto che lei comunque qualche attacco da mischia li fa, lo fa. Posso rubare al mercante? Vediamo subito. Scatto, disimpegno, attacco, virtuosismo. Vediamo se c'è... Svuota task. Mi becca tutte le volte. Oh oh. Sono stato arrestato per furto. Li portano in prigione. Ciao Fabio. Aspettate che carico, dai. Io ci ho provato a rubare al mercante. Come stai, Fabio? In italiano, in italiano. Con il test è in italiano, perlomeno. Che bellezza questa immagine. Credi che... Ok, ci devi andare da solo. L'unica domanda che ho... Adesso sposto tutti. Come faccio a muovermi da solo? Vediamo. Devo vedere come... Che bello. Devo vedere come fare. Perché mi seguono, vedete? Devo trovare un modo di bloccarli questi. Ma non so come. Sì, D&D 5ª edizione. Ah, aspetta. Grande. Catena, catena. Hai ragione. No, mi becca sempre, dai, mi becca sempre. Comunque grazie per avermi spiegato come fare ad andare da solo. Adesso anche per attaccare i nemici sarà facile. E poi con la G posso fare il gruppo, ho capito. Entriamo dentro, andiamo a vedere Zain, un passo di qua, due passi di là, bla bla bla. Questo è un libro, vediamo la cassa, una mela. Perché no? We've known enough grief this 10-day traveler. Don't be the cause of more. Posso dormire? No, semplicemente ho trovato un giaciglio, ok. Posso usarlo però per dormire. Grazie, ma... Ok, abbiamo trovato, penso, il capo della truppa.
posso spostare il baule così? No, ma che figata. Aspettate, Non vogliono che tocchi le loro cose. Ti prego, dimmi che l'ha appena spostato. Aspetta. Dove l'ha buttato? The Blade of Frontiers. What a thrill for the children. They're tough kids. Smart, too. The future's in good hands. The Blade of Frontiers. E vabbè, ma perché mi fa vedere sempre qua? Vabbè. Penso di non poter fare nulla con questi. Ti conviene arrenderti, quel manichino ti sta sul passando. Goblins in the wild out for blood and the druids in here looking to kick us out. Or worse. I need to be ready for a fight. But I'm useless with a sword. Let's see that. Feint, kick, thrust. You really know what you're doing. Found this by the road. Bet you'll put it to good use. Okay. Oh, yes. I'll bite my tongue when the time comes. Abbiamo appena addestrato un guerriero eccezionale. We have to worry about. Druids are treating us like vermin. But I'll keep at it. Thank you. Okay. Oggetto ricevuto, esce da battaglia. Ok. Goblins, druids, this grove is a death trap. Grab what you can and get out. That's my advice. No, non si riesce a guadagnare nessuna missione. Provo a parlare con il Warlock se lo trovo, che era qua sopra. Ok, vediamo se... Eccolo lui qua, Vil si chiama. È quello che sta addestrando tutti. Give me a best shot. Not bad. Again. Il piccolo satanello si sta incazzando. Adesso gli pianta, gli scatarra una fiamma in faccia. Guardate. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on, I believe in you. Quanto è buono, quanto è legale e buono quest'uomo. Well met. The Blade of Frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. You are the Blade of Frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe, hell. Hell's great fires. You were on the ship. Doomed to shed our skin and become a lithid, or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so. Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her. Sembra comunque recitato, ragazzi. Cioè, l'espressività dei personaggi è davvero buona. È davvero bella. Scusate se sono così in silenzio, ma me lo sto godendo tantissimo.
Quindi, un po' come lo guardate voi, lo sto guardando anch'io. I'm no stranger to the infernal. Better to slay a devil before her fires burn. Cosa ne pensate, chat? Her name is Karlach, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells. Anch'io c'ho un occhio buono. But the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her. She'll leave behind nothing but a trail of corpses. Beh, comunque è potente, potremmo sfruttarlo. I like your thinking. Besides, I watched you fight at the gate. I could use an ally like you. Accetta di unirsi per cercare una cura. The famous blade of frontiers in the flesh. Clever this hero act you've got going. Oh, comunque la chierica è abbastanza bitchy, come carattere, mi piace. Si allinea bene con il nostro draw. Excellent. If we ever become friends, I'll know what... Cioè, è molto pungente, non è la tipica chierica buona che fa "Oh, ti sei fatto male, ti curo". No, cioè, no, rompipalle, però mi piace. Allora, tu vai su. E adesso scopriamo Will Smith. È la chierica di Shar, effettivamente. Allora, Warlock. Allora, i Warlock io non li ho mai giocati. Traggono dal carisma la loro forza, bene, perché ci serve uno che commerci. Forza, praticamente la merda, destrezza, costituzione. E dovremo vedere che tipo di incantesimi può usare e come gestisce la spada. Probabilmente con finezza, perché non può gestirla con la forza. Abbiamo guadagnato uno slot incantesimo. Abbiamo aggiunto un incantesimo che dovremo scegliere tra mani brucianti, charme su persone, comando, ritirata, intimorire infernale, sortileggio, protezione del bene e male, dardo strega. E quali sono gli altri che ha già? Sortileggio cosa fa? Infliggi danni necrotici extra con gli attacchi contro il bersaglio, imponendogli uno svantaggio alle prove su una caratteristica tua scelta. Mani brucianti è un grande classico. 3 di 6 già? Ma non è un po' troppo 3 di 6? Non è 1 di 6 ad inizio? Charme su persona è uno dei miei preferiti. Sì, sarei... Per adesso andiamo su mani brucianti, dai. Non c'è neanche bisogno di... Allora, suppliche occulte. Dedicandoti allo studio delle scienze occulte, hai scoperto come usare alcune suppliche occulte, frammenti di conoscenza proibiti, conoscenze proibite, che ti conferiscono persistenti doti magiche. Deflagrazione agonizzante. Quando lanci deflagrazione occulta, aggiungi il tuo modificatore di carisma ai danni che infliggi. Beh, cavolo. Cavolo. Abbiamo un danno da carisma molto alto. Armatura delle ombre. Puoi lanciare armatura magica su te stesso a volontà, senza spendere slot incantesimo. Ah. Lingua delle bestie. Puoi lanciare e parlare con gli animali a volontà senza spendere uno slot incantesimo. Che figata! No, parla con gli animali mi piace tantissimo a livello di GDR. Non ho idea se sia utile o meno, non so quante bestie ci siano. Invochi il fascino ammagliante del tuo patrono, tieni competenza in inganno e persuasione. Puoi vedere normalmente nell'oscurità. Puoi lanciare vita falsata su te stesso a volontà. 7 punti ferita. Maschera dei multivolti. Puoi lanciare ammuffare su te stesso. Ammuffare? Non so cosa sia ammuffare. Camuffare, forse. Puoi lanciare tutt'uno con le ombre. Quando colpisci una creatura con deflagrazione oscura, puoi spingerla via di 4,5 metri. Una volta tra un riposo e l'altro puoi lanciare anatema. No, prendo deflagrazione agonizzante perché mi boosta il carisma e la lingua delle bestie perché è una figata. Dai. Piace un sacco sta cosa. Andiamo a vedere se posso dargli qualche arma. Adesso vediamo che arma ha lui però. Uno stocco. Un'armatura imbottita, un abito sempre... Vabbè, insomma, roba molto easy peasy. Classe armatura 12. Che incantesimi ha? Braccia di Hadar. Impedisce ai bersagli di effettuare reazioni.
Mani brucianti, armatura di Agazis, supplica occulta, parola con gli animali. È diventato San Francesco. E poi c'è la deflagrazione occulta, che è il nostro danno. Ah, ok, praticamente lancia dei raggi, ho capito. Col bonus carisma, tra l'altro, non è male. Descrizione delle mutande, andiamo a vedere. Intimo di Will, equipaggiato da Will, che possano cingere a lungo la lama della frontiera. Allora, queste metafore sessuali di Baldur's Gate stanno diventando un pochino invadenti, eh. Cioè, sembra che questo gioco sia stato scritto da una persona perennemente arrapata. Belle le mucche! This place is a bloody death trap, not a sanctuary. You should clear off while you can. Mm-hmm. Stares right past you, as if you're invisible or boring. You see nothing out of the ordinary. When you turn back, there's no trace of the child. È scomparso. Never a dull moment. Secondo me ci ha rubato qualcosa il bambino. Comunque sono tutti bambini tiefling. Hey, you're one of those drow, right? I heard stories about you. È vero, posso parlare con gli animali. Parliamo subito con le mucche. Ridicolo, ne uccidiamo molti di più di quanti ne rappiamo. Ok. hey, would you like to see something fun? Go on. Take this ring. It's lucky. Parlo con le mucche, Ludovico, certo. I never learned names or anything, just the tricks. Anyway, forget that. Take the ring. I want to show you how lucky it is. Secondo me porta sfiga sto anello. Vediamo se riesco a battere le mosse del ragazzino, vediamo, eh. Dobbiamo lanciare due dadi. 12 e 12, ok. Quindi facciamo un 15. Non so perché ne ho lanciati due, ma va bene. Ah, il più alto dei due. Weeping, bleeding hells. Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it heads or tails. Heads it is. See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap, too. Interested? Huh. I don't know what you mean. Gli ridiamo l'anello e ce ne andiamo, dai. Andiamo a parlare alle mucche, raga. Guardate che bellezza questo strano bue. È uno strano bue, non è un bue normale. Parliamogli. Parliamogli con il warlock. Questo bue ti mette a disagio. Perché mi mette a disagio, scusa? 21 facciamo. Eccolo. Off. This creature isn't what it appears to be. È un druido. Moo. You're addressing me. Possiamo parlare con il bue, veramente. È bellissimo. I suppose I did. I had quite a life.
Dio, ma è troppo bello. Cioè, sta roba la posso fare perché ho sbloccato un'abilità del Warlock, cioè, vabbè. A druid or two, I suppose. But the novelty remains fresh. Ma di cosa si tratta? Perché sei strano allora? Ancora, ma l'ho già tirato il dado. Ho vinto, dai, adesso cosa imparo? Isn't what it appears to be. Ah, adesso posso sbloccare nuove linee di disco. Gli posso chiedere che cosa c'è di speciale in lui. Dobbiamo cercare di convincerlo di parlarci, dai. Dai che passiamo il tiro. Vediamo se cominciamo il bue a parlarci della sua specialità. Vuole andare a Baldur's Gate da solo. Ma che bellezza. Tutto questo è bellissimo. E se parlo agli altri? Magari sanno che cosa... Ant. Or rocks. The keepers of this place. They change their form to fit their need. They become birds to hunt on the wing. Bears to tear flesh with teeth. But for me, only oxen, only same old hay. And I cannot even eat it. Povero bue. Because the horned ones hide their shiny bits inside. È triste perché non si può trasformare. Hiding things. Thinking they're clever. Not clever. Mi sta dicendo che ci sono delle cose dentro la biada? And they have to go looking for them on the other end. I luccichini, dimmi che è dell'oro, dai. Scusa, ma... Adesso sono curioso di capire cosa sarebbero i luccichini. Adesso parlo a Thorne e gli chiedo, ma ascolta, cosa stai dando a mangiare ai buoni? Parliamo anche del bue affamato. Un'intera quest a parlare ai buoi, ma è bellissimo, vi giuro. Ecco, è qua che c'è il covone. Ecco i luccichini, raga. Praticamente parlando con i buoi mi ha spiegato che i tiefling nascondono i soldi nei covoni e lui a volte se li mangia. Vabbè, dai, top. Abbiamo guadagnato dell'oro. E questo vuole andare a Baldur's Gate. Io volo. No, non ho più parole per tutto ciò. Dai, andiamo avanti che qua la mappa non l'abbiamo tanto esplorata. Mattis, che cos'ha? Dov'è Mattis? È qua. Daughter, go right now. She's a thief, Hellspawn, and you will wait for Corga's judgment. Now get back. Oh, let me through, Mragrisham, or I'll rip your damn throat out. Wow. No, le borse non ce le ho più, questo era... Apri. Ah, le devo aprire, non posso. Ah, ma quindi era meno. Oh, va bene. Pensavo che fossero due borse d'oro. Stagno sacro, parliamo a Giorna. Adesso parlo sempre con il Warlock che ha il carisma alto. Se non fosse stato per me i goblin vi avrebbero invasi. Vado dove mi pare piace. Mi piace tantissimo l'ignoranza e l'arroganza. A moment, Giona. What? Oh. I understand. You.
Apparently Corga wants to see you. Go ahead. Questo è l'orso, è lui l'orso. È lui l'orso un po' orni. Chi è che mi vuole parlare? Chi è che mi vuole parlare, scusate? Volo? No, ti prego. Ma Volo era un personaggio di Baldur's Gate 2? Ma scusa, ma questo... Volo è un personaggio di Baldur's Gate e Baldur's Gate 2, sbaglio, ma non dovrebbe avere 150 anni adesso. Lo borseggiamo? Successfully recalling various details of goblin behavior. Goblins were of rare, gem-colored hue and wielded magic blowguns. And the dragon... Esatto, Volo era un grande amico di Elminster, ma io pensavo che questo mondo fosse tipo 100 o 200 anni dopo Baldur's Gate 2. Come fa a essere ancora vivo così? Witnesses failed to notice the obvious dragon. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the Absolute when they fell upon the gates? Non hanno mai urlato assoluta, però gli diciamo di sì. They did, didn't they? Oh, oh, curious. Indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglaviat in favor of someone called the Absolute. The scandal. Never you mind. I'm on my way to their camp as we speak. I always knew my studies in Kukliak would come to some use. Ok. My friend, every story benefits from a dragon. Until we meet again. No, ma io volevo... No. No, no, aspetta, aspetta. Adesso facciamo un bel F5. E vado da solo. Ma voglio prendere il mio personaggio, questo. Eccolo qua. Posso svuotargli le tasche? Allora, pozione di invisibilità oro. Promessa sussurrante. Merda. Provato a trovargli un anello. Non ce l'ho fatta? Beh, però non mi ha... Vedi di comportarti bene, mi dice. Aspettate, dai, che ricarico. Cancella salvataggio, stavo per fare. Ricarico e ci riprovo. Comunque, dopo aver parlato al bue strano che vuole scappare a Baldur's Gate, mi sento illuminato. Qualcosa di bellissimo. Comunque, signori, se domani sera torno in live per altre 3 ore, andiamo avanti con la partita. Voi ci siete? Ci riprovo, eh. Ma non capisco perché non vedo il dado. Quello era l'ultimo avvertimento. Sì.
Ok, successo. Ah, non posso. È un lancio automatico, mi farebbe piacere vederlo il lancio, non so. No, non riesco più, non riesco più. Non riesco più a rubarlo, cioè, scusate, devo fare una... Esatto, gli metto davanti un personaggio in modo che si giri e poi proviamo di nuovo a fare lo svuotatasche. Secondo me è difficile rubare l'anello perché... Normalmente non farei una roba del genere, cioè continuare finché non mi riesce il furto, però voglio capire come funziona sta cosa. Porto qua. Adesso nascondersi successo, svuota tasche. Ok, potrei prendere anche l'oro. E poi non posso più farlo, vedete? Una volta che mi dice... No, invece quando mi nascondo posso provare. Vediamo se ho qualche pozione che mi aumenta la destrezza o robe del genere. I guanti che ho dato alla chierica danno più uno a rubare. Poi prometto che se fallisco ancora parliamo all'orso e basta. Fa vedere. Allora, io dovrei avere dei guanti con lei. Rapidità di mano più uno, guarda che bello. Questi diventano nostri. Allora, adesso facciamo... No, scusate, G. Lui va qua. Metto davanti e poi prendo il mio amico. No. Ho sbagliato. Astario gli va davanti. Poi prendo... lo metto qua, premo C, premo svuota tasche, anello e ruba. È andato, ho fatto un 19. Adesso la promessa sussurrante, misericordia. Quando curi una creatura ottieni un bonus ai tiri per colpire e tiri salvezza per due turni. Questo lo diamo al nostro chierico. Beh, non è male, eh. Wow. Aiuto, c'è un ladro. Ma no, ma non sono un ladro, ma scherzi. Adesso che ho salvato mi dice aiuto, c'è un ladro. Aspetta e vedrai. Merda, mi sa che mi ha beccato. Come ha fatto a beccarmi, scusa? No, cazzo, no. Fa vedere. Sapete che secondo me ho salvato nel momento... Ah, Vole è stato intrappolato dall'incantesimo di reclusione, vabbè, dai. Forse perché l'ho indossato? Chi lo sa. E comunque il tiro aveva funzionato, dai. Ah, ok, no, non ho salvato, ok, va bene. Però mi sta sulle palle che l'avevo preso, l'anellino. Successo. Chiudi, vattene. Perché teneva il giro di soppiato? Chi lo sa. Ah, tra l'altro adesso senza neanche i guanti. Facciamo così. Dobbiamoci dare palle adesso. Ah, se ne accorge dopo.
se ne accorge dopo che... Ma che figata, ma hai capito, cioè... Adesso arriva il poliziotto. Caruccia sta cosa. Sapete cosa facciamo? Lo interrompiamo e scappiamo e vediamo come. Vediamo se funziona. Ci state? Oppure volete che la smettiamo di rubare gli anelli? Ah, perché se imparo come funziona sta cosa. È una classe difficoltà 9. Rubiamo e scappiamo quando dice sono stato derubato, cazzi suoi. Anche in DOS 2 era così, bastava parlarci con il personaggio che non l'aveva nella borsa e smettevano di indagare. Ah, ho capito. Dai, allora, rifacciamo, prepariamo i guanti, li diamo a lui così ha un tiro più alto. Facciamo un F5. Mettiamo Astarion davanti. Non so se, se aiuta, però non si sa mai. Qui premo C. Svuota tasche. Anello ruba. Chiudi. Veloce. Ok. Vediamo se arriva la guardia. Eccolo che arriva. Qua c'è la guardia. Allora prendiamo il warlock e andiamo a parlarci col warlock. Devono esserci altri indizi. Ah, la guardia sta... No, ma dai, ragazzi, io mi sto innamorando di questo gioco. La guardia sta cercando indizi dove hanno rubato l'anello. Cioè, capito? Noi andiamo avanti. Parliamo a questo punto al negoziante. Pa, pa, pa. Find Nettie in her room. Through the carved door, Nettie, ok. In the grove. Si chiama Nettie. The bird knows. She needs to know. You do not. Oh, mamma mia. Pa. Abbiamo un bel più 5 alla persuasione col warlock. I forgive me. It is not you I fear. It is my brethren. More follow Corga every day. They are afraid, and she offers a simple solution. Eject the refugees, and we will be safe. Perhaps not. But that does not make it right. Only Master Hulsin can stop this. I pray my bird returns with news of him. If not, I fear for my people. Cos'è accaduto ad Hulsin? They went treasure hunting in an old temple near here. Master Hulsin did not chase treasure. I do not know. A proposito, riuscite a leggere il testo o volete che lo legga io? Perché io se no seguo in inglese, leggo sotto e... The ritual is Corga's decision. But she is not our leader. Master Hulsin welcomed the refugees in. I wait for him to resolve this. Bene. Dov'è l'uccellino che diceva? La madonna, non si vede niente. Dov'è l'uccellino che diceva? Beh, se non possiamo parlare con l'uccellino, sapete cosa facciamo? Parleremo con il porco. Dov'era l'abilità? Va un pochino a scatti quando inquadro il... Guarda il porco che si sta grattando il culo qui. Che bellezza. Zanna, Zanna, vieni qui. I thought you were Halsey. Possiamo veramente parlare a tutti gli animali. Where's Halsey? Promise me a mate. Con la fidanzata. You promise me a mate. Dobbiamo parlare, ragazzi. Eccola qua. No, questo è Puff. E questo è Topaz.
Non parlava l'uccellino Topaz. Shh, I'm concentrating. Does this look good? Is the coin in the middle? Io la toglierei, troppo opaca. Ci diciamo che la moneta non sta bene nel nido, deve darla a noi. Vediamo se riusciamo a toglierla. Yeah. Yeah, you're right. This is better. Ho guadagnato l'oro? Chiave scintillante, grano. Poverino, gli sto rubando tutto, però. E oro, chiaro. Eh beh, certo. Ok, andiamo noi. Qui c'è una leva e qui c'è un orso. Puff. Lasciamo, le diamo un pesce. Adesso possiamo spostarla. Che spettacolo. Si è addormentato ancora, d'accordo. Ok, adesso posso. Ah, la. Ah! Ok. La guardia se n'è andata. Raga, sapete che secondo me l'ho scampata e sono riuscito a rubare l'anello? Secondo me ce l'ho fatta, eh. Comunque proviamo a salire, perché io non ho ancora capito dov'è la tipa. La tipa, la capa dei druidi. Guardiamo lo scoiattolino, rametta. Certo che c'è la scena dell'entrata del party quando parla uno scoiattolo. Se c'è sto livello di dettaglio in tutta la campagna, non ho idea di quanto tempo ci metto. Sloggia! Perché l'hai fatto? Questa ovviamente la passiamo automaticamente, perché anche con un 2 la passiamo. Minacciamo uno scoiattolo, capito, ragazzi? Ok, calm down. We can make a deal. Yeah, we can make a deal. You can stay if you keep those ugly feet on the ground. I'll even sweeten the pot. Found some weird smelling stuff on the ground. You can keep it, but these trees are mine. Follow the rules and I won't have to intervene. Got it? Cosa ci ha dato? Occhio di iene, ingrediente alchemico. Combina le tre per ricavare delle ceneri. Ma che bellezza. Scusate, ma il boschetto smeraldo va bene tutto, ma... Dove diavolo sarebbe la tipa? Eccola, dove Netti. No, dobbiamo tornare sull'ascensore, ragazzi. Dobbiamo tornare indietro. Netti è praticamente qui sotto. Comunque è troppo bello che abbiamo dovuto dare un pesce all'orso per... Adesso passiamo di qua, vediamo se se ne accorge che l'abbiamo derubato. Vediamo, eh. Ti consiglio di fare attenzione, mi dice. Per via. È successo. Mirino, John, Magran. Dove Netti? Ah, devo entrare. Devo entrare qua. Adesso ho capito perché non la vedevo. Che bello. Ah, serpente.
I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Beh, se è una ladra la dobbiamo proteggere, imprigionarla, è solo una piccola bambina. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol. Stava rubando un idolo prezioso per rivenderlo. Avrei fatto anch'io la stessa cosa. No, adesso voglio salvare la bambina ladra e uccidere tutti i druidi. No, gli elfi sono odiosi loris di loro natura, tranne gli elfi oscuri. Proviamo a vedere se riesco a convincerli che sta facendo una cazzata, eh. Sì, passo con un 14, dai, sono stato fortunato. Ok. I hear the Tree Father's spirit in your words. It is as you say. Sifisif, Teela to me. Out, thief. My grace has its limits. Ehi, ti ho salvato il culo, poi dammi i soldi che hai rubato, eh. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Teela pierce it. No, mamma, che rompipalle. Questa è caga. Caga. Cagacazzi, scusate il francesismo, dai. Allora, parliamo a Rat, che mi sembra l'unica persona con buon senso. That snake is fickle. A tragedy prevented. Well seen. Well spotted. We've let a snake replace our leader. Master Halsin. Perhaps goblin caught, perhaps dead. He'd set Mistress Korga back in line. Hold her to task. Stop this damned ritual. More will die if the rite is finished. So many more. Sent into a world gone mad. Would you? Proviamo a vedere se troviamo Halsin, il druido che è scomparso. Intanto ho visto un topo gigante che passava dietro. Sylvanas's blessing upon you, and my gratitude as well. Sì, potevo chiedere dei soldi essendo un ladro, però vabbè. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. Ok. Abbiamo avviato una missione, poi qui abbiamo Loic, qui abbiamo Marcoli, qui abbiamo un forziere. Parliamo ai topi, se si può. Cic-cic-cic, al posto che cic-cic-cic, parla il topo tu che puoi. Il ratto non dice nulla. Ma può ancora parlare, scusate. Lanciamo un incantesimo. Parliamo ad Olodan. Ah no, lui ci guarda e non dice niente. Parliamo a Wen, l'altro top. No, i topi sono molto silenziosi. Parliamo, scusate, a Cuore Scuro. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Okay. Nothing to be concerned about. Ah, inizia la romance con Cuore Scuro probabilmente, perché adesso inizia a parlarmi di sé, ma a noi non ce ne frega un cazzo, cioè. It's just something I have to live with. Sì. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly. Okay. I can manage. È dolorante. Chissà se sono i girini oppure. Va bene. Ecco che ritorno ad essere una rompipalle. Cercavo solo di fare conversazione. Parliamo al serpente, dai, che mi sembra una persona più interessante di Cuore Scuro. Allora, dove sei tu? Andiamo a parlare col serpente, che non trovo però, dov'è?
qua c'è un forziere. Ma questo equivale a rubare, immagino. No. Ok. Un osso, grazie al capo. Another stranger come to vex me. What will you do? Hunt me? Grab my tail? Shout until my head hurts. Silence. Your help is not required. Il lupo non si fida. Silver il lupo. Mitico. Mi piace. Alloggi della servitù. What will the tieflings want next? Letting the hell child go was a mistake. Ecco, bravo. La prima cosa che fa è lamentarsi, va bene. Che abbiamo lasciato andare la bambina tiefling. E allora sai cosa faccio? Ti rubo tutto quello che ho, che trovo. No, dai, scherzo. Il lupo è stato in Vietnam. dici che il lupo aveva i flashback. Era un pochino teso. Povero lupo. Andiamo a parlare a Netti. Eccola qui, l'abbiamo trovata. A parte che posso recuperare qualcosa senza che venga considerato un furto. Parliamo finalmente a Netti. Siamo venuti qui per lei. Just give me a moment. Allora, posso attendi pazientemente il tuo turno. Miss Medicatrix. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? You found her, but I still don't know what she can do for you. Allora, sai nulla dei Mind Flyer? Why are you asking? Non c'è un buon modo per dirlo, ma ho un girino nella testa. A tadpole? A Mind Flayer tadpole? Sì. I'll do what I can. Come, follow me. Wow. I might be able to help. Forse Netti ci può aiutare. Abbiamo svegliato l'uccellino. The bird says nothing. Perché poverino sta morendo. The bird says nothing. Only the... Piccola. Still alive. Se Netti in furtiva posso... Posso rubare le cose, ok? Come l'ho dissezionato? No, ma come? Tadpole crawled out of his head soon after. Dico, chiedo se è diventato di moda essere rapiti dai Mind Flayer, perché un'esperienza abbastanza cosa? No, dovevo infilare quello stecchino. No, fermati. No. Spero adesso che non me lo cacci in un occhio. Vediamo. You don't have to be here for this. Please, don't mind me. I'll just watch. All right. Let's see what we can do. Allora. She shifts uneasily, hesitating. Something's off. Uh-uh. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange? Sto momenti di precisione, cazzo. Una radice con delle spine. I'm telling you everything you need to know. Believe me on that. I want to help you. But I can't unless you work with me. So, has anything unusual happened to you? Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening.
Forse potevamo usare il vampiro, hai ragione. A mind flayer ship? But Master Halsen was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Ma poi muoio. The thorn? Coated in a fatal toxin. Voleva It was a ucciderci. last resort, in case I couldn't trust you. I don't have Pensavo a fosse uno strumento chirurgico Only a way io. out. I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? Swear it. Non accetto veleno da disconosciuti. Don't you understand? You could kill us all. Then I've no choice. I'm sorry. Ci attacca? Cioè, praticamente... Wow, se non accettiamo la fiala di veleno ci vuole uccidere. Uff. Ma io non voglio ammazzare la druida, dai, Voi ammazzereste o ricarichereste, ragazzi? No, io stavo usando Will, non stavo usando il draw. Ricarichiamo, però il problema è che non ho salvato, secondo me, dopo... Maledizione. Sì, potevo mentire e prendere il veleno di viverna. Magari ci serve più avanti anche. Se si possono ingrandire i sottotitoli, dai. Allora, opzioni. Interfaccia. Ve lo mettiamo a 56. Ok, torniamo. Wow, cioè... No, ma aspetta un attimo. No, ma veramente l'ultimo salvataggio era quando dovevo rubare l'anello ancora? Che due coglioni, posso permettermi di dirlo. Che spettacolo, eh? E poi andiamo direttamente dalla tipa, però. Vediamo se funziona. Che palle. Io comunque... È strano però che non avessi un autosave. Aspetta, eh. Eh no. Niente, abbiamo perso 20 minuti di dialoghi. Però vabbè, perché abbiamo parlato con tutti gli animali. Alla fine non abbiamo fatto niente. Adesso poi torniamo dalla tipa e prendiamo la fiala di veleno. Notte Steph, notte Giovanni. Peccato. Tra l'altro ci mette anche un sacco a caricare, nonostante abbia tutto sull'SSD. Va meglio adesso così, però. No, no, di fatto non abbiamo fatto letteralmente nulla. Oh, ma che palle, adesso non riesco più a rubargli lo sto coso. Cazzo, è un bellissimo anello, lo voglio rubare, me ne frega niente. Non me ne frega niente, continuo finché non glielo rubo e poi andiamo dalla tipa. Poi andiamo via velocemente, quando arriva la guardia...
Perché io rimanevo lì ad aspettare la guardia mi arrestava perché trovava l'anello, ma se scappo non me ne frega nulla. E vabbè Gabriele, però questa è la prima run adesso, fare l'hardcore in live per la prima run mi sembra una cosa un po' troppo estrema. Cioè, ti è successo quello, lo devi giocare, grazie. Sto giocando da 3 ore e non ho la minima idea di quello che sto facendo. È un po' troppo punitivo altrimenti. Ecco, tipo, visto qua ho fatto la cagata. The Blade of Frontiers at your calling. Non ci siamo. Sai cosa pensavo? Io avevo paura che uccidendo quel druido poi tutti i druidi mi attaccassero e quindi rompevo la quest. Però probabilmente il gioco lo considera, quindi non penso che una quest si possa rompere in quel modo. Nei vecchi Baldur's Gate se tu attaccavi un NPC neutrale era finita. Cioè, era finita. Non ce n'era più per nessuno. Niente, dai, io... Allora, torniamo qua. Adesso saltiamo tutti i dialoghi, perché c'è ancora la storia della bambina. Imprigionarla, è solo una piccola bambina. Persuasione, lasciala andare, no. Natura, lancia dado. Hai fatto un 20, successo critico. Fatto. Adesso F5. Oggi facciamo tardi. No, fra poco finisco per oggi. Poi continuiamo domani sera. Dov'è la tipa che curava gli uccellini? Aspetta. Eccola qua. Parlo con Astarion, vediamo se ho più fortuna. Notte Zese. Papparapappa. You found her, but I still don't know what you seem healthy enough. A bit tired from the tadpole. I can't. We need to be quick. This way. We need to be quick, mi vuole ammazzare la tipa, capito? F5. Cosa c'è qua? Il drone dissezionato. Leggi. Segui. This one had the same problem as your tadpole crawled out of his head soon after. Seems you don't have to be here for the... I'd like to stay. All right. Let's see what we can do. She shifts uneasily. It might. But for... I want to help you. But I can't unless you work protected. How'd you pick up the parasite? This is a vial of wyvern poison. Okay. Swear to me. Vedevo che potessi curarmi. Eravamo arrivati qua, insomma, no? Do I have your word or not? Io dico, lo giuro. Corre scuro a prova, but poi... Thank you. Here. You know... Master Halsin and I were tracking them, studying, trying to. Da adesso dobbiamo salvare Halsin, abbiamo preso la missione. Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. Wow. 7 gruesome days later, the victim transformed. The thing in your skull, though, it's one of their worms for sure. But this one gives you powers, telepathic connections, and it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Hard to say, but there's a lot we don't know.
infected, folks like you, have been converging on an old temple of Saluna. And I've no idea why. When Master Halston heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. The thing is, I've sent birds to find him. Ah, ecco perché c'erano gli uccellini feriti, perché li manda lei a cercare le cose. Va bene. Va bene. Allora, vediamo di leggere sta cosa. Seguito a Ciso, scopri in qualche cunico si rifugia e torna a riferirmi. Non ricorda, queste sono le condizioni. Non combattere, non uccidere nessuno. E praticamente... Resolving this peacefully will require more caution than you displayed in getting caught. What was taken is free to be reclaimed. Ah, cioè, equivale a rubare sta lettera? Ok. Vabbè, comunque non ci hanno... Tossina semplice. Cioè, in effetti hanno 20 orsi e mandano gli uccelli. Sai che hai ragione? Leggere qui un crimine? È la Madonna. Cioè, non si può fare niente tra i druidi, ma bruciamo tutto. Ma dovevo bruciare tutto. Dovevo bruciare letteralmente tutto. That's curious. Cos'è che si è visto? C'è una porta? Ah. Va bene, torneremo. Fammi parlare a Rat che mi... Era il tipo ragionevole con cui avevamo parlato dopo aver salvato la bambina. Va bene. Adesso abbiamo preso la missione anche da lui. Che figata! Fammi fare un salto qui dentro. Sto scherzando, ragazzi, sto scherzando. Che bello, guardate là. Il riflesso dell'acqua su questo murale con idrolina, bellissimo. Per prendere il gruppo devo premere. No, il parlato non è tradotto, non è tradotto il parlato. Okay, torniamo a noi. Adesso se passo qua mi dovrebbe dire: ehi, stai attento perché ci sono i ladri. No, non me lo dice. Beh, meglio così. Adesso dobbiamo dare il pesce al nostro sacchiotto e poi possiamo passare. Fammi vedere il momento in cui crolla di nuovo. Che spettacolo. Dai, saliamo. E adesso qui c'è lo scoiattolino incazzato. Ah, ancora la discussione. Must we? No harm in a little conversation shouldn't be made. It should be grown. Thank you. Ok. Sure we'll get along perfectly well. Ok, questo era quello che avevamo detto a lei. Adesso parliamo al piccolo scoiattolino con Will e che ti morde la gamba. At your foot and bites it. You're trespassing.
This is my territory. Vediamo. No, anche se faccio 5, ecco. Scusate ragazzi per la ripetizione, devo salvare molto più spesso perché sennò. Adesso salgo sull'albero, no. Adesso prendo il gruppo e andiamo avanti. E adesso posso dare l'anello alla chierica, perché quando curi una creatura ottieni un bonus e lei cura le creature. D'accordo. Nadira. Aspetta. Questi sono nemici? No, questo è un nemico, scusa. Esamina. Un bugbear assassino, ok. Ok, facciamo sto combattimento e lo scogliattolo. Il tuo personaggio è mutande viola. Sono cose che lasciano sbalorditi, non credete? Uno. Ah, sono riuscito a nascondermi addirittura. In combattimento aperto mi sono nascosto. Questa è bella. Vabbè, questo è un combattimento facilissimo comunque. Un 4 contro 1, poveretto. Oh, fammi vedere il Warlock adesso con la deflagrazione occulta. Mancato, ecco. Che spettacolo. Buono. Ah, forse potevo fare un colpo opportunità. È un colpo sneaky sneaky. Vabbè, pazienza. Timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. I thank you, dread slayer of bugbears. You shall live forever in my memory. Now take my regards back to that pouting Irenes and leave me alone. Then our interests barely intersect. I'm sure there are other bugbears to kill. Best of luck finding them. Ammazza che rompi coglioni questa. Ok ragazzi, io direi che la chiudiamo qua. Ma prima di chiuderla qua, voglio vedere se c'è sta moneta. Che cos'è? Alcuni strani sussurri incomprensibili. Queste monete possono alimentare le motrici infernali. Poi a oro. Le monete dell'anima, filosofia, lente di ingrandimento, pergamena di caduta morbida. Ciao cara. Un'ispirazione ottenuta, cosa vuol dire? Ladro. Chissà se ne sarà accorta. Allora, andiamola a vedere questa moneta. Ispirazione volendo per rilanciare un dado. E dove le trovo le ispirazioni? Forse lo posso vedere dalla Jay.
Eccolo qua. Anima in vendita. Acquisisci una moneta dell'anima per la tua collezione personale. E cosa ci faccio con questo evento? Beh, questa me la studio. Va bene, dai. Tanto il fatto... Facciamo così, ragazzi. Salvo la partita, faccio un nuovo salvataggio. Fine live 03.08.23. Perché siamo stati in live, ragazzi, dalle 8.30 fino a mezzanotte. Abbiamo fatto le ore piccole stasera. Io voglio ringraziare tutti voi, voglio ringraziare soprattutto gli abbonati che mi danno modo di, insomma, continuare a fare questo lavoro barra piacere, barra hobby, barra gioco. Quindi ringrazio soprattutto gli Exalted Mon Man. Non dimenticate che se volete fare parte del programma abbonati avrete accesso con solo 99 centesimi al mese a tutto l'archivio delle live, le risposte personalizzate durante i vlog mensili, i badge e le emoticon. E con l'abbonamento un livello superiore con clave vedete anche in anteprimi video. È stata una live divertentissima, sicuramente andiamo avanti con Baldur's Gate, magari proprio domani sera, ok? Ci vediamo presto, un caro abbraccio a tutti voi, buonanotte, fate i bravi.